Benvenuti a Compila, quindi va. Bonsoir, benvenuti a tutti. Ci voleva Steve Ballmer che ci dava la carica per poter... parto sempre centrato in qualche modo. Allora, che ripartiamo con la musichetta. Un po' a volume un po' più basso sottofondo. Come va? Non so quanta gente al momento è connessa. Passa da 1 a 5, 4, salta. Abbiamo... è un po' ballerino questo contatore, non è mai affidabile. Comunque, noi cominciamo. Quindi, come si dice, chi c'è c'è. Oggi non è giovedì, questa settimana abbiamo fatto un cambio di pianificazione, ma per motivi proprio, come dire, più che banali, è che siccome sto andando in palestra ho visto come sono tornato a casa martedì e siccome ci devo andare anche domani, ho detto sicuramente se quando torno in queste condizioni non sarò assolutamente in grado di sostenere una live o di parlare, perché... proprio finisco proprio poco prima e quindi se arrivo a casa sarò completamente morto, sudato, mi dovrò riprendere come minimo per un'oretta prima di poter fare delle attività normali, quindi ho detto magari così proviamo a variare anche un po' il giorno, magari c'è chi giovedì non può collegarsi, così facciamo un po' di, come dire, proviamo anche altre giornate, proviamo a vedere se vanno un po' meglio, un po' peggio. E così, come dire, facciamo contenti anche eventualmente altri che magari vogliono partecipare, ma giovedì sono impegnati. Quindi partiamo subito con l'argomento della serata. Come si vede dal titolo qui sotto, un titolo un po' strano, che beviamoci una web API. Allora, io per essere in tema mi sono anche premunito di... dov'è la camera? Di apposito drink leggero, un Bacardi Breeze. Tanto per me un Bacardi Breeze era abbastanza per mandarmi fuori. Oh, ciao Fubit. Quindi tutte le byte tutti i byte diventeranno word, long word, pian pianino. Come va Fubit? Benvenuto. È presto però per te, di solito. Allora, facciamo come è da prassi lo shout out a Fubit, che porta giochi retro gaming, quindi com'è che lo scrive in minuscolo nel messaggio, vabbè, quindi si parla di retro, sembra, non è retro bottega ma retro gaming, perché Twitch è fatto anche per i giochi, soprattutto per i giochi. E infatti la programmazione è una cosa di come dire, di... siamo ospiti, quindi sono argomenti ancora strani per questo mondo di Twitch, che è più legato al gaming. Infatti io poi seguo anche dei canali di gaming, e facendomi trasportare da uno di questi ho anche comprato un gioco l'altra sera che sicuramente avrete visto, conoscerete, che si chiama Phasmophobia, dove dai la caccia, o meglio, no, non dai la caccia ai fantasmi, ma più o meno... come dire, vai a raccogliere delle prove in case infestate per scoprire di che fantasma si tratta, possibilmente senza farti ammazzare dai fantasmi, perché a forza di vederlo giocare mi è venuta la curiosità. Ecco, l'ho comprato, l'ho installato, nel tutorial c'è un fantasma innocuo che ti aspetta in una cantina e ci sono le istruzioni che ti spiegano come andare nella stanza, mettere la camera per vedere se lascia delle tracce, se ci sono delle sfere di luce, eccetera. Ecco, posso dire che dall'idea di andare in cantina, io sono entrato nella casa, sentivo gli scricchioli, cioè tutto buio, la torcia fa luce ma neanche tanto. Quando ho iniziato a vedere le scale che portavano alla cantina ho detto no, non ci vado, anche se no non ci vado. Cioè mi sono fermato al tutorial, dico solo questo, non sono andato avanti. Per paura, lo guardo quasi, giocare quasi tutte le domeniche, ma ho avuto paura di andare a trovare un fantasma innocuo. Figuriamoci fare delle missioni anche più complicate, solo che
Era sera tarda, pioveva fuori e quindi non era il momento di giocare a un gioco del genere, nonostante non sia neanche così violento e così horror rispetto a tanti altri che sono molto peggio, ma è proprio una roba da scemi, come direbbe il buon Bender che ci Tanto siamo abbiamo. tutti scemi. Tu, io, questo qua dietro, è la mia filosofia di viti. Esatto, quindi siamo tutti scemi, quindi sono molto immersivi, eppure troppo mi verrebbe da dire, no, sentivo scricchioli così, mi è venuto un FOS, FPS sta per first person, tanto non avrei capito comunque l'acronimo perché sono già troppo impegnato a seguire gli acronimi informatici come dire, per il mestiere, quindi figuriamoci se adesso mi imparo anche quelli del gaming, ma. Ok, quindi passiamo alle cose pratiche. Allora, perché questo titolo un po' strano? Diciamo che l'idea di stasera prende spunto da un progetto che ho trovato su LinkedIn, per cui ringrazio Gloria, non so se è collegata, ma che ha fatto utenti di LinkedIn che ho visto perché ci sono dei collegamenti in comune, quindi io seguo un po' tutte le cose legate allo sviluppo. C'era una descrizione, come dire, accattivante, interessante, legata al fatto che si trattava di un client web per un API che si chiama appunto The Cocktail DB, quindi il nome è tutto un programma, che espone dei dati relativi a dei cocktail, quindi se avete i vostri cocktail preferiti. Questa API vi consente di cercare per nome, vi dà gli ingredienti, vi dà la modalità di preparazione in più lingue addirittura, quindi poi c'è modo di scaricare una foto, quindi ci sono un po' di cose, è un'API carina. Tra l'altro hanno un Patreon per praticamente accettano delle donazioni e anche degli abbonamenti per chi magari vuole, ad esempio, farsi dare 10 cocktail casuali, fare delle query un po' particolari, quindi si sono, come dire, si sono messi a fare un po' di, non saprei come dire, ma a lavorarci un po' attorno, quindi a gestire un po' questa API con queste informazioni, e quindi c'è anche la possibilità di fare delle query, farsi dare 10 cocktail random, quindi se uno una sera è un po' triste, arriva un po' triste, va sull'API, va sul sito, si fa dare un po' di cocktail e se la beve. Quindi beviamoci una web API. L'obiettivo già stasera è sviluppare un'app, cercheremo poi molto semplice, quindi di non esagerare. Possibilmente magari anche caruccia da poter poi testare su un dispositivo Android, direi, quindi questo è un po' l'obiettivo, poi dopo vediamo fino a che punto arriviamo, ma l'obiettivo è riuscire a fare un po', almeno un po' tutto, poi basta Streamlabs, sei troppo, l'ho messo troppo frequente, spamma troppo. Quindi l'obiettivo è costruire la parte grafica, andare poi a farsi, come dire, restituire le informazioni da questa web API, quindi c'è l'accesso a web API, la decodifica delle informazioni, la visualizzazione, ci sono un po' di cose da fare, ma noi cercheremo di sfruttare le funzionalità dell'ambiente che usiamo, ossia in questo caso Delphi, il supporto per Android, per cercare di velocizzare un pochino questo processo, magari anche aiutandoci con qualche componente di terze parti. Quindi l'idea è proprio di svilupparlo assieme partendo dalla base e da lì costruire un po' quest'app, cercando di ottenere una qualche funzionalità, almeno una lista di cocktail, provare a fare una ricerca o qualcosa del genere. Io vado un po' a ruota libera perché non è che mi sia preparato. Diciamo troppe cose, quindi sì, ho dato un'occhiata, cioè vado un po' a memoria con i componenti che so, quindi faccio proprio live coding. L'idea è vedere un po' dove arriviamo e magari, come dire, fare le cose come si dice a voce alta, ragionando, e così può essere utile anche per chi vuole
dare un'occhiata e vedere, insomma, come più o meno si può andare a sviluppare un'applicazione di questo tipo usando Delphi e cercando anche di capire un po' gli strumenti che utilizziamo e come fanno interagire tra loro per ottenere alla fine l'app. Quindi noi facciamo un'app per Android, in realtà facciamo poi tutta la parte di test su Windows, quindi la sviluppiamo tecnicamente su Windows, poi faremo una prova sul mio telefono, ho giusto un telefono qui, un muletto che si prende delle applicazioni di prova, è fatto apposta per sperimentare e, come dire, niente, direi cominciamo, iniziamo da vedere qualcosina, quindi a questo punto mi preparo con... Adesso mi viene su un po' di... Ma ho anche bevuto, quindi ho detto facciamo le cose proprio in tema, prendiamoci anche il drink così. In realtà non dovrei bere... Allora, netto che il Bacardi Breezer, anche se è leggero, comunque mi dà lo stesso la testa per 5 minuti e poi comunque non dovrei bere perché già sto andando in palestra per porre dei rimedi e quindi non sono stato bravo, ma per questa sera direi che possiamo, come dire, far finta di niente, quindi fare uno strappo alla regola. Allora, cambiamo videata, così iniziamo anche a vedere un po' questa API, come è fatta, come funziona, e dare un'occhiata a un po' di cose. Quindi, se ci riesco a cambiare videata, eccoci qua. Ok, visitiamo intanto il sito ufficiale. Fiubita ha riscattato Bevi. ho già bevuto, ma comunque bevo ancora, non c'è problema. Che bello, così, come dire, in live perdere la reputazione, la buona reputazione. Allora, andiamo intanto a vedere il sito ufficiale di questo mitico CocktailDB, che il sito, diciamo, di per sé non è nulla di che. C'è un po' di roba, qui ci sono un po' di foto di ingredienti, di gli ultimi drink pubblicati, quindi un po' un sito vetrina. Ma la cosa che alla fine a noi interessa è questo bel link qui in alto. Questo a noi ci piace, ci ingrifa, è un API. Allora, da qualche parte ho scritto REST API forse, ma non è proprio una REST API, perché se andiamo a vedere un po' come è fatta, come dire, i metodi sono, cioè sì, i metodi, ciao. Gli indirizzi che troviamo sono un pochino, come dire, non ci sono delle risorse, ma ci sono delle pagine PHP con cui se SSearch F first letter, quindi si usano dei parametri a cui si passano nomi di parametri a cui si passano i valori per ottenere dei cocktail in base al nome. Ecco, l'URL sembrerà un po' strano perché c'è versione 1, poi c'è questo 1 in mezzo. Come indicato qui, questo 1 è un API key che va direttamente nell'URL di test, quindi se non si è iscritti al Patreon e quindi non si ha la propria production key, non si riesce, come dire, accedere a tutti gli elementi, ma solo ad alcuni, quindi ci sono un po' di limitazioni, ma giustamente, insomma, ci sta che cerchino un po' di monetizzare il database, tanto poi non è una cosa, come dire, così. Quindi qui vediamo un po' tutte le operazioni che si possono fare, cercare un cocktail per nome, cercare tutti quelli che iniziano con una certa lettera, andare per ingrediente, un lookup dei dettagli diretto di un cocktail per ID, quindi ci sono un po' di operazioni che noi poi andremo a testare, adesso volendo fare un po' un demo di una e faccio questo, poi gli dico di vai, e qui ci troviamo, come vedete, la risposta è un oggetto drinks con dentro un pochino di un po' di oggetti, come vediamo, con, ad esempio, qui il margarita,
ci sono dei tag, c'è la categoria da link ordinari, ci sono le istruzioni intanto in inglese, poi c'è anche la parte in italiano. Infatti vedete che qua strofino il bordo del bicchiere con la fetta di lime, far aderire il sale, eccetera. Quindi ci sono anche le istruzioni. C'è una thumbnail, c'è un'immagine di anteprima, c'è un'immagine più estesa, insomma, ci sono un pochino di informazioni che vengono giù con questa query, ovviamente in formato JSON, che noi dovremo decodificare e in qualche modo far vedere. Quindi, intanto da dove iniziamo? Intanto partiamo da qui, dal nostro ambiente di sviluppo, con cui possiamo andarci a creare una nuova applicazione. Quindi in questo caso il template che noi andremo a prendere è quello ovviamente di una multi-device application, perché l'applicazione VCL solo Windows, invece la multi-device, questa qui è quella che va su più piattaforme, compreso iOS, Android e volendo anche Linux. Quindi potremmo anche testare Linux perché ho installato un Ubuntu. Fatto un po' di casino qualche giorno fa, quindi potremmo anche provarla lì, ma ci interessa prevalentemente Windows per i test, ma solo perché è più veloce, e Android perché poi alla fine dovrebbe essere un'applicazione Android. Quindi noi la svilupperemo un po' con l'idea di andare a costruirci ovviamente un'app, quindi però il fatto che poi funzioni anche sul desktop male non fa, anzi. Quindi ovviamente tutti i drink che si bevono stasera, che berrete stasera, non vanno nei flute. Chi ha capito la citazione, intendo niente, niente flute e niente flutter, soprattutto, è bandito. Quindi facciamo la nostra multi-device application, diamo un ok, partiremo con un'applicazione vuota, anzi prima c'è giustamente il template da scegliere, quindi tab with navigation. Avremo già un template come il master detail, quindi principale dettaglio, testata dettaglio, che potrebbe essere utile ad esempio per fare un'applicazione con una lista e avere magari cliccando il dettaglio del nostro drink. Io però parto da quella blank perché non mi piace molto l'approccio che viene usato qui. Che poi è lo stesso usato da header e footer, cioè tutti questi template, che è quello di un tab control, cioè di un controllo a schede con tante schede, quante sono le pagine, e siccome le schede hanno questa animazione di slide, praticamente quando si naviga si passa da una scheda all'altra senza ovviamente vedere le linguette, tutti gli effetti, però si naviga tra una scheda e l'altra, e a me l'approccio non piace. Perché? Perché intanto andiamo a caricare tutte le interfacce di tutte le possibili videate della nostra applicazione, che potrebbero anche non essere semplicemente tre, ma molte più di tre, perché di solito mettono tre tab. Ad esempio, potremmo avere una home con una funzione di search che ci porta a una lista, e come dire, una lista con cui andiamo al dettaglio. Quindi potremmo avere una home page, una ricerca, una lista generica, un dettaglio, uno zoom della foto. Quindi io non voglio caricarmi tutta questa roba come se fosse già totalmente visibile e poi scambiarla, ma la voglio caricare on demand, sia per andarci un po' easy con la memoria di questi dispositivi Android, che sì, sono potenti, sono capienti, però è arrivata una scoreggina di Fabio Biondi. Ciao Fabio, ha proprio con i biglietti da visita molto migliori. Benvenuto intanto. Forse è la prima volta che ospito in una live, perché secondo me la faccio sempre in contemporanea oppure in. Intanto mi fa piacere. E ancora non abbiamo scritto niente, quindi ancora non si sa se compila o meno, però l'obiettivo è questo: farlo compilare. E quindi andare, per cui quindi iniziamo a lavorarci. Partiamo quindi da una blank application. Ciao Giancarlo, ben arrivato. È una blank application mobile, per cui andarci a mettere dentro pian pianino
tutte le varie maschere, diciamo le varie parti della nostra applicazione. Quindi gli do un ok, quindi è proprio il template vuoto perché ci piace complicarci la vita. E quindi, cavolo, quanto rallenta OBS, siccome lavora praticamente tutto in grafica. Ok, quindi diamogli già una dimensione. Questa è la nostra, come dire, finestra principale, come vedete vuota. Io non vedo già più o meno un po' le dimensioni che mi aspetterei su una piattaforma mobile, per così dire. Quindi adesso non so bene le proporzioni, ma non ragioniamo poi comunque mai per layout, come dire, layout prefissati, anche perché non è proprio, non è il massimo. Quindi magari ci salviamo già il progetto, così siamo già pronti a, lo chiamiamo Cocktails o CocktailDB, dai, diamo il nome dell'applicazione, no dai, via Cocktails. Quindi questa è la nostra forms, la nostra main. Poi salviamo anche il progetto in sé dell'applicazione Cocktails, che è il nostro, come dire, il nostro ex al momento. Oddio, Fubit, cosa hai scritto? Cioè il moderatore automatizzato che è troppo rigido. Ogni tanto, quando succede che tronca troppi messaggi, lo vado a rilassare un po', però si vede che c'è sempre qualcosa da limare, perché comunque è un po' così, è un po' rigido. Quindi abbiamo creato il nostro progetto, qua vediamo i nostri file. Per il momento abbiamo la finestra principale e le target platform, che sono al momento Windows, nel senso che lo vediamo su Windows, ma essendo, come dire, cross platform, in realtà poi noi potremo indirizzare Android a 32-64 bit, iOS, Linux, Mac, Windows 1920x1080. Manca il resto del messaggio, mi sa, non so cosa volevi. Dice che non si vede bene. Se non si vede bene, ditemelo così. E quindi un po' il vantaggio che sfrutteremo è di vedere tutto almeno sotto Windows, perché tanto poi sappiamo benissimo che al momento opportuno a noi basta fare un bel doppio clic su Android, collegare un bel telefono e poi andare a fare il deploy direttamente su Android, e al netto di stili che cambieranno, cose un pochino diverse, vedremo un po' la nostra applicazione. Quindi per il momento restiamo su Windows, più che altro perché il compilatore è anche più veloce, possiamo testarlo in maniera più rapida. Quindi il concetto è: andiamo a fare le videate del nostro sacrosanto applicazione. Quindi, come volevo dire, io non volevo clatterare, non so se si dice in italiano, la main form con già dei controlli già fatti, ma andare eventualmente a sviluppare in separata sede le varie pagine della nostra applicazione. Quindi nel nostro progetto andiamo ad aggiungere ad esempio un nuovo file, ossia andiamo a mettere un frame, individual files, FireMonkey frame. Quindi FireMonkey è sempre il nome della libreria grafica che ci permette di fare le applicazioni cross platform. Quindi un frame, che cos'è? Noi quella che vediamo qui sotto è una finestra. Un frame è parte di una finestra, potremmo considerarlo un controllo che possiamo creare o tramite codice, quindi a runtime quando ci serve, che è poi quello che faremo, oppure anche trascinarlo direttamente nella main form e visualizzarlo. Quindi anche a livello di progettazione, una volta che l'abbiamo definito, possiamo riusarlo tutte quante le volte che vogliamo. Io qui quello che in realtà vorrei fare è crearmi la pagina modello della mia applicazione. Cioè, cosa vuol dire? La nostra applicazione avrà per tutte le pagine magari un titolo, la parte centrale dell'interfaccia si espanderà eventualmente a occupare tutto lo spazio disponibile. Quindi eventualmente questa la vorrei usare come classe base,
stavo per dire passatemi il termine, ma no, in realtà è proprio così, cioè è proprio una classe, semplicemente usiamo la programmazione oggetti a livello visuale, ovvero creiamo l'antenato di tutte le, come dire, tutte le pagine di cui potremmo aver bisogno all'interno della nostra applicazione, in modo da andarci a inserire tutto ciò che ci serve. Ad esempio, potremmo mettere una toolbar, ok, là in alto, quindi andiamo a inserire la toolbar, potremmo metterci all'interno una label con un titolo, e quindi quello che andiamo a mettere in poche parole è ciò che è comune a tutte le pagine della nostra applicazione, quindi le caratteristiche comuni. Questa diamogli un nome tipo title label, scritto veramente title label, poi vabbè il testo ovviamente cambierà di pagina in pagina, io adesso ci metto un segnaposto, magari, allora, magari mettiamo un pulsante per tornare alla home. In realtà i pulsanti, non lo so, perché prima bisogna vedere un attimo come strutturarla. Lasciamo un attimo da parte le azioni e intanto mettiamo giù i controlli che ci servono. Quindi questa andrà comunque centrata. Quindi ovviamente qui avete come sempre tutte le l'Object Inspector con tutta la possibilità di andare a definire gli allineamenti, quindi allineamento orizzontale, trailing center, andare a mettere un font magari anche più grandicello, quindi un size tipo, non lo so, adesso facciamo qualche prova, questo è abbastanza. Questa etichetta gli faccio occupare eventualmente, ad esempio, una cosa che potremmo aggiungere è un pulsante per tornare alla home, sempre alla toolbar, quindi non della label ma nella toolbar. Quindi abbiamo messo anche il nostro pulsantino, lo allineiamo a sinistra, al momento alla scritta, però la scritta poi l'andremo a togliere e ci metteremo eventualmente un'icona, quindi home button, perché da qualsiasi, giusto, dobbiamo anche salvare il file, quindi questo lo chiamiamo cocktails frame base page, cioè la pagina di base, e come nome gli diamo, visto che si chiama ancora frame 1, che non è proprio il massimo, base page frame, ovvero è praticamente l'antenato comune di tutte le pagine che faremo. Quindi noi andremo a ereditare questa roba qui e andare a fare le modifiche per creare ad esempio l'home page, per creare tutte le varie pagine della nostra applicazione, il dettaglio, la lista e quant'altro. Quindi torniamo qui, questa etichetta la allineiamo al client, quindi abbiamo qui una toolbar che chiameremo name, allora page toolbar. La toolbar della pagina specifica, quindi abbiamo delle caratteristiche comuni a tutte le pagine, avere una toolbar, il pulsante che va alla home, vediamo se negli stili c'è già qualcosa che possiamo utilizzare, poi faremo un inserto anche sul discorso degli stili, se non c'è possiamo sempre andarlo a creare, però visto che c'è, ok, questa specie di banderuola che ci può stare, facciamolo anche magari quadrato. Ok, dopo poi eventualmente le cosmesi le vediamo anche in un secondo momento. Quello che conta al momento è anche il concetto. Quindi qui è allineato, perfetto. Poi andremo ad aggiungere altri elementi perché qui possiamo intervenire quando vogliamo. E poi ci vorrebbe anche un tasto per tornare indietro. Ovvero da qualsiasi punto noi possiamo sempre tornare alla home oppure tornare indietro di un passo. Facciamo un passo alla volta. Quindi questo cosa vuol dire? Che ad esempio se noi andremo a fare una pagina che contiene l'elenco dei cocktail, ok,
ok, cosa faremo? Andremo a creare un nuovo frame che deriva da questo e che va a definire l'interfaccia. Quindi magari ci sarà una lista, questa è sempre la pagina principale in cui si alterneranno queste viste, quindi andiamo ad aggiungere un nuovo frame, quindi non partiamo da zero ma abbiamo il gruppetto inheritable items, quindi gli elementi che possiamo ereditare, e qui in mezzo abbiamo parte della finestra principale, che adesso gli vado a dare un nome, form 1 fa schifo. Abbiamo il nostro base page frame, cioè un controllo, e qui abbiamo come al momento comunica opzione inherit. Cioè, cosa vuol dire? Che noi diamo un ok, ci troveremo una copia esatta della pagina che abbiamo costruito prima, però questa non è una copia, non è neanche un clone, un template, ma è ereditata, vuol dire che abbiamo tutto quello che c'era prima, ma possiamo andare a personalizzare. Ad esempio potremmo chiamare, invece qui che lasciare questo testo di default, potremmo andare a scrivere ricerca cocktail, o semplicemente ricerca, poi lo andiamo, il pulsante che torna alla home lo lasciamo dov'è, e qui potremmo andarci ad aggiungere ad esempio una list view, ok, che è un controllo fatto apposta per visualizzare una lista di elementi, ad esempio allineandola al client, quindi facendogli occupare tutto il posto possibile che abbiamo a disposizione, e in questo modo abbiamo creato la pagina della ricerca. Quindi facciamo il nostro search page, chiamiamola, quindi gli diamo anche un nome consono, non alla list view, che questa sarà la drink list view, la lista dei drink che abbiamo scaricato. Questa invece, che è la nostra pagina, sarà la nostra search page frame. Quindi la base page frame, la pagina di base, è il modello per tutte le pagine, ed è quello di base. Search page, la pagina di ricerca, poi avremo un dettaglio, una pagina di dettaglio con il dettaglio del cocktail, e così via. Quindi iniziamo praticamente a mettere giù l'interfaccia. Poi avremo anche io farei una home con magari una grafica, così abbiamo qualcosa con cui partire. Quindi la erediterei sempre dalla stessa classe, quindi la nostra pagina di base. Qui metterei, in questo caso, non home ma non so, un welcome o qualcosa del genere, quindi adesso poi stabiliremo. Il pulsante lo metterei non visibile al momento, comunque cliccandolo siamo già nella home page, quindi qui non lo utilizzeremo, ma lasciamolo un attimo lì, che poi andiamo a descrivere un po' tutto il... ci arriviamo poi in un secondo momento. Quindi frames, questa è la home page, quindi la pagina iniziale. Sa che ho sbagliato il nome di questi file, comunque poco male, quindi ho sbagliato, sì, ci manca una S. Quindi in questo modo abbiamo creato, come dire, un po' lo scheletro della nostra infrastruttura per andare poi pian pianino a sviluppare le varie pagine. Ecco qui, come dire, l'approccio che vorrei un attimo adottare. Allora diamo anche un nome alla main form, che ancora non ce l'aveva, prima che ci dimentichiamo. Quindi name, main form, e siamo a posto anche con questa. Quindi questa è la finestra che parte, che viene visualizzata nel momento in cui abbiamo bisogno della nostra applicazione, nel momento in cui lanciamo la nostra app.
come andare a catturare questi elementi. Quindi abbiamo creato un po' di pagine al momento vuoto, andiamo a completare una così abbiamo qualcosa da visualizzare. Ad esempio, qui non mi ha preso il nome, home page frame, o non gliel'ho messo, che è più probabile. Ok, ad esempio la home potremmo dire, mettiamo magari un'immagine, un qualcosa che faccia da logo, quindi mettiamo allineato qui alla parte superiore e poi come immagine adesso non so se ho qualcosa di già pronto, vado a vedere perché qualcosina ho scaricato come clip art anche solo per fare la grafica, quindi vado a vedere qui nel mio repo, c'è un po' di clip arts. Ah, questa mi sembra proprio adattissima, quella del barman. Direi che quasi perfetta, guarda. E poi mettiamo un pannello con un po' di funzionalità. In questo momento magari ho alcolista. Abbiamo anche il drink. Mi ricordo sempre che bisogna andare a rovescio almeno stasera ho lo scusa per bere, di solito parlo 3 ore andando completamente in secca. Allora, ci andiamo ad aggiungere anche un simpatico pannello. Qui sotto lo mettiamo, direi, in fondo alla nostra interfaccia. Se io non sto a curare più di tanto, come si dice, aspetti grafici e quant'altro. No, in realtà, allora, bottom, qui possiamo fargli tenere un po' tutto lo spazio che crede e dentro ci mettiamo un pulsante. Ma che logo è logo l'alcol che hai promesso? L'alcol che ho promesso è in una simpatica web API. Adesso qui, aspetta che lo ripristino un attimo le dimensioni normali. Questo simpatico sito che comunque è consultabile anche si può qui andare a mettere Margherita e compaiono i nostri cocktail con tanto di foto e di ingredienti. Quindi l'idea è quella di consultare praticamente l'API che questo sito mette a disposizione, che è documentata qui, con un'app fatta a manella, quindi fatta da noi altri. Quindi andiamo a metterci un bel pulsante per andare a seguire la ricerca. Questo pulsante quasi quasi lo lascio momentaneamente al centro e sopra ci scrivo allora, search button, anche se qui l'idea sempre migliore quando si hanno azioni da eseguire è sempre quello di andare a mettere un action list, ovvero andare a inserire un componente che è fatto proprio appositamente per definire tutti i comandi che sono disponibili in una maschera. Siccome ogni pagina può avere una o più liste con eventuali icone e quant'altro, quello che io andrei a fare è esattamente questo, ovvero andare nella nostra pagina di base, quindi nella pagina che rappresenta l'antenato di tutte le pagine, quindi il nostro scheletro, e andare ad aggiungerci un componente action list. Quindi tutto ciò che è possibile fare all'interno della pagina è definibile qui dentro, la chiamo page action list, ok, la metto appoggio qui in un angolino,
Quindi adesso tutte le pagine avranno ovviamente una lista di azioni che è possibile definire per fare qualche cosa. Ad esempio, mi sposto nell'home page, quindi chiudo le altre pagine. E riapro qui, ho la mia action list, ci faccio un doppio clic e qui vado a definire tutto ciò che posso fare qui dentro. Quindi qui dentro, ad esempio, una delle cose che potrò fare è aggiungere una nuova azione che dice ricerca o search cocktail. Search cocktail, la chiamo search action, ok, e così ho fatto la mia azione che poi andrò a definire ciò che dovrà eseguire all'interno della mia applicazione. Associo il pulsante alla mia search action, lo allargo un po' così almeno poi lo si può cliccare un po' meglio. Poi chiaramente qui questo menu potremmo aggiungere anche altri comandi all'occorrenza, quindi abbiamo un altro search cocktail che gli facciamo fare al momento nulla, però ben presto. Quindi qui abbiamo un evento da gestire tale per cui visualizziamo oppure apriamo, se riesco a scrivere e soprattutto se riesco a farlo vedere perché che brutto font, come si è allargato male questo font, ma che razza di font è? Editor font, ah no, il console è strano, dovrebbe essere efficace, c'è cioè proprio fatto così. Questo è un po' strano, onestamente. Adesso provo magari a cambiargli, anche perché qui lo vedo bene. Invece qui lo vedo proprio bruttarello. Mi sa che questo ha a che fare sempre con... E quando sono live scopro che subisce degli effetti strani. Proviamo con un altro font a vedere se migliora, perché secondo me è legato alla spaziatura, alla questione dell'IDPI, quindi però vediamo se riesco a farglielo ignorare. IDPI page scale grid, vabbè che questo riguarda il designer, quindi non l'editor di codice. Ah, è veramente brutto così però. Adesso provo eventualmente a spostarlo magari da un monitor all'altro per vedere se cambia qualcosa. Perché ho due monitor con risoluzioni diverse e a volte, come dire, non la prende benissimo. Come in questo caso, ad esempio. Dove non so dove sia finito. Ah beh, perché c'ho una finestra sempre in cima che rompe le scatole, ok. Infatti qui lo vedo bene, quindi secondo me è una questione di effetto legato all'adattamento al monitor che non ha proprio la sua risoluzione naturale, per così dire, quindi gli dà veramente da fare, gli fa questo effetto stranissimo sui caratteri che... Allora, proviamo a fare
Proviamo a sistemarlo al volo. Per vedere se torna un pochino messo meglio, si vedrà un po' più male, ma adesso è ok. Sì, è un problema col multimonitor e tra l'altro con OBS che mi tiene molto bloccato la CPU, quindi beh, quello. Quindi rimetto un attimo il mio font preferito, così lo ingrandiamo già. Ok, così ci vediamo bene. Quindi dicevamo search action, qui ci mettiamo. Apro la pagina della ricerca, ok, che andrò poi a sviluppare. Allora, non ho controllato se tutta questa roba poi che ho scritto compila, no, infatti qui c'è questo file l'ho rinominato, ma presto detto mi sono scordato di aggiornarlo. Ok, identifier declared, sorry, giusto, ah, perché l'ha inserito lui in automatico, ok, giusto per partire da un qualcosa di, è stato bravo a reinserire tutti i nomi corretti, solo che è rimasta la copia sbagliata, comunque sono pochi file, quindi è una cosa più che veloce. Allora, ok, perfetto, torniamo qui. Abbiamo questo search page, quindi facciamo. Questo è il nostro home page frame, quindi facciamo in modo che sul main, mamma mia, che caratteri che ha messo. Facciamo una cosa più intelligente, lo chiudiamo e lo riapriamo, così che l'ho già martoriato troppo. Allora, tornando qui all'API, quindi una cosa che potremmo implementare è la ricerca. Quindi la ricerca avviene con un URL scritto in questo modo, API JSON, poi c'è questa key e poi c'è S uguale e la ricerca di una stringa. Quindi che ci fornisce tutti questi dati, quindi un primo problema è fare la richiesta, recuperare i dati e convertirli in formato, tra virgolette, intelligibile per così dire. Allora, qui possiamo avvalerci di un tool che viene distribuito con Delphi, che è una sorta di Postman, è molto meno raffinato di Postman. Ma io lo utilizzo in realtà per un motivo, per il fatto che mi consente di creare in automatico la configurazione dei componenti per fare le chiamate. Ovvero, cosa vuol dire? Che io prendo questo URL, Margherita, lo copio qui, ok, c'è il gatto che si stira, beato lui, e faccio questo send request e mi ritrovo. Qui nel body abbiamo tutti i dati che stavamo vedendo prima nella pagina formattati, quindi il contenuto è un JSON, c'è cioè un oggetto che contiene una proprietà drinks con un array con tutti i drink. Quindi che andiamo a fare di bello? Intanto gli diciamo che il root element è questo oggetto drinks, la proprietà drinks, in modo che a fronte dell'invio di una richiesta l'insieme degli elementi che noi andremo a elaborare è dato da questo array drinks con dentro i suoi valori. Cioè non abbiamo un elemento che è l'oggetto che contiene la proprietà drinks, noi ci addentriamo all'interno e andiamo a enumerare drinks. Enumerare perché? Perché se accediamo a drinks e
e facciamo convertire il JSON, noi abbiamo a disposizione, faccio un bel apply, la possibilità di convertire sostanzialmente questi dati JSON in quella che è una tabella. Quindi qui abbiamo, gli rimando la richiesta. È normale che vengano giù troncati in qualche modo come ricerca. Thomas Margarida, Thomas M. Ah, forse c'è un troncamento a livello di campi. A vedere come viene giù il nome, così controlliamo che sia corretto. No, questo è molto più lungo, quindi i dati vengono giù corretto, ma qui mi fa vedere uno smashed, mi chiude su un po', se lo metto come stringa forse vediamo, ok, vediamo già qualcosa di più, quindi invece mi tronca un po' tutte le parole, ma questo non è importante perché lo andiamo a trarre dopo. Quindi quello che otteniamo qui è un bel elenco di campi, quindi una tabella come se fosse la tabella di un DB, e questo ci dà un vantaggio perché invece di qui ci sono i vari campi, i tag, c'è ad esempio la categoria, il tipo di bicchiere, le istruzioni per la preparazione in inglese, poi in spagnolo, in tedesco, poi c'è quella anche in italiano perché l'avevo vista. FR, eccola qua, quella di italiano, in italiano, quindi abbiamo praticamente tutto. Quindi dicevo, questo è comodo perché ci permette di configurare un po' la nostra richiesta, ad esempio dire voglio come risposta un application JSON, faccio una get a questo indirizzo, ecco i parametri magari in query string. E andiamo ad aggiungere qui, ovvero mettiamo un parametro getPost, anzi query, il nome si chiama S, valore Margarita, che è il valore, come dire, che usiamo come esempio, e questa parte la possiamo eliminare in quanto sarà uguale per tutti i tipi di ricerca. Facciamo un send e dovremmo trovarci esattamente appunto lo stesso risultato di prima con le stesse informazioni. Di nuovo, autenticazione al momento non c'è, nella connection c'è proxy server, usiamo già TLS giusto, tanto certificato è corretto. Quindi qual è il vantaggio di usare questo tool? Che se noi facciamo copy components, andiamo praticamente a copiare direttamente nella clipboard la definizione dei componenti che ci consentono di fare questa richiesta, convertirla e vederla in una tabella. Ovvero, se noi qui andiamo a creare, giusto per fare una prova di quello che stiamo dicendo, un'applicazione vuota, quindi proprio banalissima, e facciamo un bel incolla, quindi qui c'è una bella finestra, mi metto qui, faccio un bel incolla, ecco che là in alto ci troviamo tutti i nostri componenti uno dopo l'altro messi giù. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo il componente client che rappresenta la richiesta o comunque i fattori in comune a tutte le richieste. Quindi ci sarà l'URL di base dell'API, annetto del nome della risorsa, l'impostazione del proxy e quant'altro. La richiesta, questa è proprio quella di ricerca col parametro S per search, che va a cercarci i nostri elementi, i nostri cocktail, i nostri drink. Questo è il componente dove viene messa la risposta, è definito come un componente perché possiamo in questo modo associarlo a questo REST Response Dataset Adapter, che è un componente che converte da JSON direttamente in una tabella in memoria, questa FireDuck Memtable. Quindi noi possiamo leggere il JSON, cercare di capire se tutti gli oggetti hanno gli stessi campi in comune, e in genere ce li hanno, di che tipo sono, creare una tabella in memoria con una struttura che corrisponde o comunque adatta a ospitare quei dati, facendogli anche campionare, cioè oltre che uno solo, anche più dati, in modo da fare un dimensionamento ottimale.
E una volta che la tabella è stata creata, riempirla con i dati che abbiamo ricevuto. Quindi questo è un po' quello che si può fare addirittura in fase di progettazione. Quindi se ad esempio noi qui aggiungiamo una bella DB grid, cioè una griglia per dati collegati a database, e mettiamo un data source, ovvero una connessione a una base, a un dataset, ovvero alla nostra tabella. Quindi abbiamo la griglia che si interfaccia tramite il data source alla tabella dove vengono caricati i dati. Se prendiamo la nostra richiesta e la eseguiamo e facciamo execute, ecco che ci ritroviamo nella nostra tabella i dati, poiché la richiesta è stata fatta, i dati vengono messi nella REST response in JSON, questo li converte e va a inizializzare la tabella in memoria e riempirla con i dati, e con questo componente la possiamo navigare e con questo la possiamo visualizzare. Quindi noi praticamente, senza scrivere una riga di codice, potremmo, se ci piacesse questa interfaccia, anche se non mi piace, la voglio un po' ovviamente raffinare solo per rendere l'idea, potremmo con qualche componente, qualche click, anche senza lanciare l'applicazione, scaricare un dataset di dati, convertirlo e mostrarlo all'interno di una griglia senza nessun problema. Qui i dati sono ovviamente, probabilmente sono un pochino viziati, perché vedo le colonne, vediamo quanto è lungo. Ad esempio, andiamo a vedere la struttura della tabella che è stata creata, potrebbe essere un po' da ottimizzare. Perché ad esempio il drink vedo che è lungo 9, mentre i nomi normalmente sono più lunghi. Ma per fare questo lavoro dobbiamo semplicemente dirgli di non campionare un solo oggetto, ma di campionarne magari 10, 20, 30, quelli che sono. E a questo punto ecco che, come dire, nel determinare il tipo di campo da utilizzare va a vedere più record, e quindi non si limita, non lo fa troppo stringente, ma va a prendere in considerazione praticamente tutti. Quindi diciamo che se il primo record è rappresentativo, possiamo fermarci a uno e ottimizziamo le performance. Se abbiamo bisogno di analizzare più record per capire come sono fatti i dati, li possiamo far campionare. In alternativa, se già lo sappiamo, una volta che abbiamo creato questo template di struttura nella tabella, andiamo noi ad allargare i valori dei campi e non li lasciamo praticamente più generare in automatico, ma gli facciamo usare quella che c'è già. Quindi, in poche parole, da un JSON passiamo una tabella o in automatico, o in automatico poi personalizziamo, oppure prima creiamo la tabella e poi travasiamo i dati, o lasciamo fare a lui con vari criteri. Ad esempio, qui c'è come type mode il rich, che è quello un po' più preciso, ovvero quello che va a mettere ad esempio come ID di definizione dei campi, essendo un numerico un intero, perché qui c'è un integer, nome drink, mentre dove c'è la stringa, ecco che invece che come dire, metterci 9 caratteri, ne ha messi 28 perché ha trovato il massimo tra come dire, la lunghezza massima di tra i dati che abbiamo scaricato. Noi ovviamente possiamo andare lì a mettere direttamente 200-250, quindi, anzi, se non ricordo male, qui nel dataset adapter c'è proprio la string fill size, esatto, potremmo dirgli di metterne un 200 o qualcosa del genere. Quindi fissare già una sorta di dimensione predefinita per andare a mettere i nostri dati all'interno. Quindi questo ovviamente è per fare una prova. Quello che dovremo fare è ripetere tutta questa roba qui nella nostra applicazione. Quindi questo è un po' quello che dovremo fare. Me lo salvo un attimo, che magari potrei aver bisogno di ridargli un'occhiata come riferimento. Quindi cocktail JSON demo, tengo un attimo lì che potremmo averlo bisogno da utilizzare come esempio. Quindi questo è per fare un po' vedere come si possono scaricare dei dati, ma
L'alternativa è quello di copiarci il JSON, andare su un bel sito JSON to Delphi Class. C'è questo sito dove noi possiamo copiare ovviamente il nostro pacchetto Enter JSON e quindi fare anche una donazione. Cioè prendiamo tutti questi dati, li copiamo qui e gli dico generate. Quindi lui capisce che siamo di fronte, mi crea la classe di drinks, che è una classe con ID drink, category, drink, class, mi mette tutti i campi che trova come attributi. Quindi qui stiamo in realtà generando un tipo di dato partendo dal nostro JSON che una libreria praticamente può utilizzare per convertire in automatico da JSON verso la nostra classe. Quindi è un po' un automa. Ciao Valerio, ben collegato, ben arrivato. Partendo da un automa, quindi farci generare questa classe in base ai campi che trova e poi con la libreria dirgli buttami questo JSON, fammi una lista di questi oggetti che sono i dati dei drink e vammeli a salvare in una lista di questi drink, quindi farci creare il tipo di dato. Quindi o agiamo come dataset, quindi come struttura che possiamo ricondurre a una tabella, e questa è un'alternativa. Secondo me è anche abbastanza comoda perché a livello visuale ci consente di fare appunto delle operazioni, come vedevamo prima, ad esempio agganciare una griglia, anche se non utilizzeremo una griglia, oppure lavorare a runtime prendendo il pacchetto JSON e farcelo con una libreria trasferire su oggetti appartenenti a un tipo che abbiamo almeno creato in automatico, perché vedo che comunque ha un sacco di campi, quindi con questo tool noi riusciamo automaticamente a ottenere un tipo di dato che alloca. Tra l'altro, questi sono i campi privati, ma poi ha messo le proprietà, ha messo dei metodi di utilità, quindi ha messo già un pochino di funzionalità. Quindi questo a livello di recuperare i dati da queste API e utilizzarli. Quindi lasciamo il tool REST Debugger lì in primo piano. Torniamo invece a parlare dell'interfaccia utente. Quindi come recuperare i dati, il formato l'abbiamo visto, abbiamo visto anche come li possiamo visualizzare e convertire, abbiamo visto più o meno quali sono. A questo punto potremmo riprodurre qui il recupero dei dati e andarli a mostrare. Allora, c'è un discorso da fare, ovvero applicazione FireMonkey, quindi qui stiamo realizzando un'applicazione mobile per Android che utilizza una libreria grafica in grado di fare il rendering di un'interfaccia su diversi dispositivi, sia desktop che mobile, di tipo diverso e con caratteristiche diverse. Perché è in grado di farlo? Perché la nostra interfaccia, il nostro FireMonkey, quando io vado a dirgli inserisco un pulsante, metto un pulsante lì, io questo pulsante lo vedo e lo posso manipolare anche in fase di esecuzione perché la libreria lo disegna. Lo disegna in che senso? Cioè usando delle funzioni, delle primitive, la libreria va a tracciare il riquadro, il testo all'interno, va a applicare degli effetti, ad esempio se io lancio questa applicazione e la vado a vedere in funzione, ad esempio su Windows, mi troverò una finestra vuota con dentro un pulsante che quando vado sopra si illumina, quando pigio cambia aspetto e quindi ha un suo aspetto grafico, ovvero è completamente disegnato, ma è disegnato nel modo in cui su Windows noi ci aspettiamo di vedere le interfacce grafiche. Quando invece saremo invece su Android, non lo vedremo così, ma lo vedremo in questo modo, quindi fatto con la scritta più grande, con questa struttura semi-trasparente. E stessa cosa, ad esempio su iOS lo vedremo così, sul Mac lo vedremo fatto così, con il fondo più bianco e il font differente, quindi fatto diversamente. Questo cosa vuol dire? Questa libreria disegna tutto, ma quindi noi siamo limitati a disegnare con gli stili di sistemi operativi? No, in realtà questo è un default. Faccio questa introduzione, ma giusto perché si parlava
di customizzare anche l'interfaccia grafica, non è semplicemente un default, ovvero nel momento in cui io devo visualizzare questo pulsante non è altro che un componente che ingloba delle risorse la cui rappresentazione è data da una definizione di stile, da uno stile. Lo stile dice da quali elementi è composto il pulsante, come devono essere mostrati, in questo caso in Windows, ma nel caso delle piattaforme Android e iOS, usando lo stile delle piattaforme di riferimento, ovvero per ogni piattaforma c'è una definizione di stile predefinita, ovvero quella che viene scelta a meno che io non vada a dire diversamente. Quindi cosa succede? Che io ho un pulsante button, questo pulsante va sullo style manager, va a interrogare il sistema e dice: dammi la mia rappresentazione per il sistema attuale, cioè qui io non ho fatto riferimento a nessun stile particolare, quindi andrò a recuperare il button style attualmente attivo. Se io l'ho customizzato, verrà recuperato questo. Se l'ho customizzato per diversi sistemi operativi, verrà recuperato quello del sistema operativo di riferimento. Se non ho fatto nulla di tutto ciò, si andrà per default su quello di base, appunto il predefinito, che indica come deve essere ovviamente visualizzato il pulsante. Questo vuol dire che invece di andare sul predefinito potremmo far andare su una nostra rappresentazione. Come facciamo? Ad esempio, tasto destro, noi abbiamo due possibilità, quella di andare a fare Edit Default Style, cioè vuol dire prendo lo stile predefinito del pulsante, su Windows in questo caso, me ne faccio una copia, quindi vedo gli oggetti e me lo vado a customizzare. Questo può essere utile per vedere, ad esempio, come è fatto in genere uno stile. Quindi, se vado in Edit Custom Style, mi si apre l'editor dove trovo il pulsante e qui un'interfaccia per fare i test e vedere come viene. In alto a sinistra, dove c'è la Structure View, scusate, non l'ho espansa, quindi non la vedremo. Qui poi vado a espandere. Se riesco a tornare normale. Oh, ok, adesso ce l'ho fatta. Vedete che abbiamo il background. Background è il nome che viene dato a un componente, un controllo, quindi un elemento dello stile, che in questo caso fa da sfondo al pulsante, quindi non è il background perché lo sfondo è il nome che gli viene dato, poi il tipo non è background, ma il tipo è, lo possiamo vedere qua sotto, quindi abbiamo selezionato il background, è il button style object. Questo button style object è un oggetto che crea appunto un riquadro per un pulsante, seguendo con la possibilità di definire gli stili del pulsante stesso. Principalmente, che cos'è? Ha diverse proprietà che sono dei bitmap link, lo vediamo qua, ad esempio c'è hot link, c'è focused link, normal link, sono tutti di tipo bitmap links in realtà, perché sono... Cosa sono questi links? Sono dei collegamenti a un bitmap, ovvero c'è un bitmap che noi, se andiamo a editare la proprietà, possiamo vedere con la rappresentazione praticamente di tutti gli aspetti a livello pixel perfect, quindi per pixel del nostro pulsante. Attualmente, ovviamente, parliamo di Windows 10, desktop style, versione normale, versione black. Qui abbiamo i vari link, ovvero praticamente i vari stati che il pulsante può assumere, e cliccandoci vengono evidenziati, come vedete qui, questi angolini, vengono evidenziate le aree di questo bitmap gigante, dove ci sono anche tanti controlli, perché qui c'è una checkbox, qui manca la spunta, ma vengono evidenziate le parti che compongono lo stile. Ad esempio, in questo caso sono gli angoli del pulsante nella sua versione focused, ovvero quando è il focus, quando è selezionato. Però c'è anche quello in modalità normale, c'è quello quando è premuto. Quindi per ognuno di questi stati bisogna andare sul bitmap e contrassegnare queste aree per dirgli qual è la struttura del bitmap, gli elementi del bitmap,
da prendere in considerazione o ripetere, perché ad esempio il corpo centrale alla fine è una ripetizione per ogni pulsante, in modo da andare a disegnare il pulsante esattamente come lo vogliamo. Quindi noi potremmo importare un nostro bitmap, usare Photoshop, fare l'interfaccia esattamente come vogliamo e poi andare a contrassegnare gli elementi su questo bitmap per dire quando il pulsante è in questo stato, questo è il suo angolo in alto a destra, in alto a sinistra, in basso a destra, in basso a sinistra, con queste caratteristiche andiamo a dirgli qual è la parte grafica che deve essere applicata. Questo vuol dire che possiamo usare solo bitmap? In realtà no, ovvero noi qui stiamo utilizzando, ovviamente questo è lo stile bitmap di default, noi l'abbiamo copiato e lo stiamo modificando, quindi ad esempio questa è la glyph style, se scelgo mi fa vedere l'iconcina, quindi questa è la glyph che viene ridimensionata per far vedere un'icona, e poi c'è la parte del testo. Se io sul testo, quando il focus, mettessi come colore questo blue violet, nel momento in cui vedete il testo al focus, forse era meglio usare un'altra proprietà che era più evidente, facciamo la over, la hot color, ci mettiamo ad esempio un verde, vedete che quando ci vado sopra forse non si vede ma diventa verde. Ho customizzato l'aspetto del testo dandogli un colore diverso per lo stato. Questo vuol dire che a questo punto, quando io chiudo, lui mi dirà: vuoi salvare queste modifiche? Sì. Essendo che io ho cambiato il button style, vuol dire che ogni pulsante, a meno di non ricevere altre direttive, andrà a cercarsi lo stile predefinito che è il button style. Non verrà più preso quello originale, ma verrà preso quello che abbiamo ridefinito e che vi è stato memorizzato come risorsa qui dentro lo stylebook. Quindi se io vado a eseguire questa applicazione, quello che c'è nello stylebook rivede lo stile di default e quindi ogni pulsante che vado a creare avrà questa brutta caratteristica di diventare verde nel momento in cui ci vado sopra. Questo però è curioso, perché se invece avessi editato un custom style, vorrebbe dire creo un nuovo stile diverso da quello predefinito a cui dovrò associare un nome, a cui magari vado a dare queste caratteristiche. A quel punto è uno stile che io ho nel mio carniere, per così dire, nel mio carnet, lo posso scegliere e lo posso andare a eventualmente impostare su un pulsante alla bisogna in maniera esplicita. Quindi il pulsante cerca il suo button style, ma tramite la proprietà style lookup, che vediamo qui, style lookup, io posso andare a sostituire, non riesco a tenerla espansa e a zoomarla, ma dovrebbe vedersi, vado a sostituire ad esempio questo stile piuttosto che utilizzare quello di default. Quindi qui l'ho scelto, quindi potrei usare uno stile custom incorporato che non è quello predefinito ma è, diciamo, affiancato a quello predefinito, modificare questo, quindi modificare questo stile non predefinito ma affiancato per tutti quelli che ce l'hanno, oppure crearne uno nuovo partendo da questo. Quindi il concetto è che ogni stile può fare da template, può essere cambiato o fare da template per uno nuovo. Nel pulsante posso selezionare lo stile, se non lo metto lui andrà a prendere quello di default, che in questo caso, essendo il button, è il button style. Se io ne avrò fatto una versione come abbiamo fatto in questo caso, progettando customizzata, verrà presa quella, se non l'ho fatto verrà presa quella di default. A quel punto tutti i pulsanti avranno questo stile. Se io prendo quindi questo stylebook e lo elimino, elimino di fatto quelli che sono gli stili custom che io ho definito e riparto in un certo senso da zero con un'interfaccia di base. Ma nulla mi vieta, ad esempio, qui vado a eliminare il valore di style lookup,
Ok, quindi vuol dire che torno al default e vedete che il pulsante automaticamente torna al suo aspetto originale. Quindi il pulsante si comporta da pulsante, ma come appare potrebbe essere apparire come un pulsante tradizionale Windows o comunque essere completamente stravolto nella forma, nelle dimensioni, negli effetti, nei colori, nei bordi, nelle animazioni, cioè possiamo fare veramente qualsiasi cosa e possiamo customizzare la nostra interfaccia fino al minimo dettaglio, che è proprio quello che vorremmo fare, ovvero potremmo anche aggiungere uno stylebook. Quindi questo stylebook è un componente che inserito su una finestra ci permette a tutti gli effetti di fare che cosa? Di andare a Faccio un doppio clic e definire degli stili. Allora, inizialmente ovviamente vuoto, però chiamo il nostro editor, c'è il nostro style container e al momento qui non abbiamo niente perché non abbiamo di fatto stili customizzati, quindi tutto viaggia col default. Ma noi potremmo fare open, andare ad aprire uno stile, ad esempio, che è abbastanza rappresentativo. Se noi cerchiamo nella cartella dei file pubblici, documenti pubblici, studio, versione 22.0, styles, abbiamo questo hairstyle, lo carico perché è particolare. Ecco che nelle risorse troviamo, ad esempio, qui c'è il button style, ecco che il pulsante è completamente diverso rispetto a prima. Vedete come compare, non ha assolutamente quindi, come è stato fatto, la cosa peculiare è che, ad esempio, il background, che è la risorsa che faceva da sfondo, che viene utilizzata come sfondo, quindi prima, se vado a scegliere un colore di background per il pulsante, andava a finire su un button style object, adesso va a finire su un T-Rectangle, cioè questo pulsante non usa più quell'elemento di stile che consentiva di prendere un bitmap e marcare le varie aree, ma usa un rettangolo nudo e crudo, quindi fa vedere un rettangolo, però il rettangolo subisce, quindi si illumina quando, o si scurisce quando ci andiamo sopra, si illumina quando pigiamo e come fa senza utilizzare l'oggetto di prima? Perché abbiamo all'interno di background le color animation, ovvero l'elemento rettangolo associate delle animazioni che vanno a alterare il colore del rettangolo e che sono probabilmente agganciate a dei cambi di stato del pulsante stesso. Ovvero prendiamo questa color animation, se andiamo a vedere cosa fa, nelle proprietà va a impostare un grigio più scuro appena appena, quindi questo è lo start value, questo è lo stop value, parte da un grigio e va a finire un grigio appena un po' più scuro. Quando lo fa però c'è il trigger, quindi questa è un'animazione, questo vuol dire che il colore passa da questo a questo, non in maniera secca ovviamente, ma in maniera graduale, cioè seguendo un'animazione che dura 0,2 secondi, perché è scritto qui, e che va ad agire sul riempimento fill color del nostro rettangolo nel momento in cui mouse over uguale true e press do uguale false, cioè nel momento in cui siamo col mouse sul pulsante ma non lo stiamo premendo. Quindi a tutti gli effetti questa è un'animazione che viene triggerata quando andiamo col cursore sul pulsante e ha l'effetto di scurirgli leggermente il colore con una variazione graduale in un tempo, come dire, piccolino ma comunque visibile. E questo lo notiamo qui andando su questa anteprima che è fatta apposta per farci vedere, probabilmente nella live non verrà mai, però se io una volta che ho importato questo stile chiudo e confermo il fatto di accettarlo, troverò che la mia main form dovrebbe subire qualche cambiamento. Adesso la provo a riaprire. Non sono sicuro di aver risposto in maniera. Sì, no, ok, ci sta. Ok, quindi questo è il mio pulsante. Proviamo
Ah, non ho associato lo style book al forum, che ecco perché non vedevo. Hola. Non ho detto lo style book al forum, guarda che questo è il tuo style book, in modo che il forum faccia vedere l'interfaccia seguendo le regole che ci sono dentro, perché noi di style book possiamo farne quante vogliamo e magari usarlo per dei componenti. Quindi vedete che il pulsante in questo caso è diventato grigio al posto di prima, l'interfaccia scura, quindi abbiamo proprio cambiato faccia all'applicazione. Adesso siamo sempre su Windows, ma vedete che c'è quella la parte superiore che si scurisce leggermente nel momento in cui ci vado sopra, e poi quando clicco gli viene questo bagliore attorno, che è l'effetto di un altro effetto applicato, in questo caso al pulsante. Quindi non si gioca su quell'oggetto che mappa il bitmap e ci consente di dire la grafica, cioè praticamente l'immagine per ogni stato, ma semplicemente prende un riquadro, definisce varie animazioni con cui illuminarlo o scurirlo o comunque come dire, variare a livello cromatico e a livello di aspetto visuale il pulsante, e poi vengono agganciati i vari eventi di mouse sopra, premuto, eccetera, in modo che il pulsante praticamente venga disegnato e a tutti gli effetti appare come un pulsante, ma c'è dietro se al posto del rettangolo avessimo usato un cerchio, avremmo tutti i pulsanti che per default, essendo che si tratta del button style, quando li trasciniamo dalla palette sono tutti rotondi. Quindi questo è l'effetto del supporto degli stili di FireMonkey, ovvero disegniamo tutto. Quindi se non dici nulla, disegniamo con gli stili che ci aspettiamo sulla piattaforma, e in questo modo avrai sempre un'applicazione armonizzata col sistema operativo che vai a eseguire. Decidi di cambiare, di fare delle personalizzazioni, perfetto. Decidi di sostituire tutto, altrettanto perfetto quello che tu dici, la libreria disegna, anche se come pulsante vai completamente a stravolgere la figura e a rappresentare una cosa che è il più lontanamente possibile simile a un pulsante. Quindi noi qui abbiamo importato un tema che usa un rettangolo, mette un po' di effetti, ma noi potremmo anche andare a cambiare i colori, potremmo anche andare a fare tutta una serie di operazioni, tutte le operazioni che vogliamo. Quindi, e in questo caso questo verrà rispettato sulle varie piattaforme, quindi è un po' il concetto che viene applicato su quelle app mobile che noi realizziamo, per così dire, che vediamo, che utilizziamo praticamente tutti i giorni, proprietarie, dove c'è magari un certo stile. Mi viene in mente lo stesso Facebook, cioè lo stesso Facebook non ha la caratteristica tipica di un'app Android, ha una sua grafica, un suo tema, l'icona in un certo modo, e più o meno che la si vede su iOS o su Android appare simile perché comunque ha delle customizzazioni. Quindi appare molto customizzata con uno stile suo, uno stile che è proprio dell'app di Facebook, così come l'app di Instagram ha il suo stile, quindi il cuoricino sotto le foto, un logo in alto. Ovviamente se parliamo di applicazioni business con delle schede, dei tab, dei pulsanti tradizionali, questa deve essere armonizzata, però potrebbe anche essere un'applicazione che completamente stravolge il concetto di interfaccia e la fa sua con uno stile magari esclusivo, disegnato da qualcuno che ne è capace più di me in questo caso, e che lo applica praticamente a tutta l'applicazione. Questa è ovviamente una grande potenzialità. Adesso non, di questo pulsante non ce ne facciamo nulla, però il concetto è che tutte le maschere che noi andremo a tirare dentro, i frame, verranno visualizzate a questo punto con questo fondo scuro, perché al momento abbiamo trascinato questo stile, ma potremmo andare all'interno e aggiungere tutti gli elementi che vogliamo. Potremmo aggiungere un'animazione che lo fa espandere, cioè che allarga il pulsante, fa uno zoom, lo fa ruotare quando ci siamo sopra, quando lo clicchiamo. Cioè possiamo veramente fare qualsiasi cosa. Pensate all'impatto
dei fogli di stile su una pagina web, qui la potenzialità è del tutto identica, fatto salvo che si progetta tramite appunto un editor con cliccando su, usando elementi di stile e andando per ciascuno a dire come deve essere mostrato. Quindi questa è un po' la filosofia. Quello che vorrei fare a questo punto è, questa è la nostra finestra principale, partire mostrando in questo caso l'home page della nostra applicazione, in modo da poter passare dall'home page col pulsante alla ricerca. Allora qui occorre fare una premessa innanzitutto, ovvero già che abbiamo iniziato a strutturare questa applicazione a pagina, perché l'abbiamo fatta così? Perché noi vogliamo creare una sorta di continuità visuale nell'applicazione e quindi avvicendare le pagine, ovvero vedere un po' l'applicazione come una navigazione partendo da un home page che va verso una lista, poi dalla lista possiamo tornare indietro oppure avanzare un dettaglio, dal dettaglio possiamo tornare all'inizio all'home page oppure andare indietro e tornare di nuovo alla lista di prima. Insomma, abbiamo dei percorsi e nell'affrontare ciascuno di questi percorsi, quello che di fatto si vorrebbe andare a fare è quello di alternare in questa pagina centrale la visualizzazione di queste videate, andandole a creare al momento opportuno, quindi non andare a creare tutte assieme e metterle un controllo a schede, ma creare al momento opportuno per andare poi a visualizzarle quando serve. Come faccio a sapere qual è la pagina che devo mostrare al momento, quali sono i dati su cui sto lavorando, eccetera? Quello che dobbiamo introdurre come concetto è il concetto di stato dell'applicazione, ovvero un punto centrale dove noi diciamo: allo stato attuale ci troviamo in questa visualizzazione, abbiamo a che fare con questi drink, stiamo visualizzando il dettaglio di questo. Cioè è una struttura dati che contiene lo stato della nostra applicazione che l'interfaccia visuale dovrà andare a, viene il termine mirrorare, anche se è brutto, ma comunque fare il mirroring vuol dire rispecchiare, ovvero quello che c'è scritto lì è quello che deve essere rappresentato. Quindi questo è il concetto di base. All'interno di un'applicazione di questo tipo possiamo rappresentarlo avvalendoci ad esempio di un data module. Data module è comodo perché nel momento in cui lo andiamo a creare, di fatto è una classe, possiamo crearlo all'avvio dell'applicazione assieme alla finestra principale. Possiamo, come classe ha una superficie su cui possiamo trascinare dei componenti se ci servono e quindi avere anche una parte di utilità di logica, oppure utilizzare anche un altro data module, non è un problema. Quindi abbiamo diversi vantaggi, oltre al fatto di poterlo referenziare dalle diverse finestre, quindi poterlo come dire leggere come punto centrale in cui andare a definire che cosa stiamo facendo nella nostra applicazione. Questo ci servirà perché poi, in base a dove siamo, ai dati che abbiamo, eccetera, possiamo abilitare o disabilitare le varie opzioni di navigazione verso un dettaglio, ad esempio, oppure di poter visualizzare una lista degli elementi, eseguire una ricerca. Cioè abbiamo lì tutto quello che praticamente ci serve. Quindi andiamo a creare questo data module all'interno del nostro progetto. Facciamo un add new other, e quindi andiamo a pescare tra i file individuali, in questo caso il data module. Quindi abbiamo una form che è quella principale, tanti frame, ovvero delle sottoform, potremmo considerarle, quindi interfaccia utente. Abbiamo un data module che è qualcosa di simile ma non visuale, quindi un contenitore che può avere dei componenti, perché noi qui dentro ce li possiamo piazzare, ma è un contenitore di logica e di dati, quindi quello è un po' il suo scopo. Lo andiamo a salvare, quindi facciamo cocktailsmodules.app, lo chiamo proprio app e lo chiamo anche proprio app module, per dire che questo è lo stato della nostra applicazione. Quindi qui scriviamo il codice
che strana, non avevo risistemato il font, ma sì, no, va bene, corretto, è solo più grande come dovrebbe essere. Quindi questa è la nostra app module. Nessuno qui fa bevi, quindi mi bevo da solo. Anche perché se diventa caldo è orrendo. Quindi app module. Qui c'è lo stato della nostra applicazione. Quindi che ci andiamo a mettere? Ad esempio, io metterei anche una bella unit di modelli, quindi ad esempio cocktails, models, e qui metterei, o meglio, model types. Quindi ad esempio inventiamoci un tipo enumerativo che sta a indicare qual è la pagina su cui ci troviamo. App view, oppure t app view o t page view. Chiamiamolo un po' come preferiamo, è un tipo enumerativo che può assumere come valori home al momento, quindi la pagina iniziale, search per la ricerca e detail per andare a vedere il dettaglio di un cocktail. Ecco, questo può essere. Quindi aggiungiamo la unit al nostro data module, in modo che nel nostro data module possiamo andare a FFF, come l'abbiamo chiamato, page view, t page view. Possiamo leggerla, possiamo leggere come informazione sullo stato. Allarghiamo un po' la mascherina qua. Qual è la pagina, quindi leggere, read, leggendo questo flag privato, ma non scrivere, a meno di non passare da un po' di logica che dovremmo prevedere noi. Quindi qui leggiamo la pagina corrente e facciamo che al momento della creazione, sul create del data module, si parta ad esempio come page view dalla home. Quindi qui scriviamo t page view home. Quindi all'avvio questa è la pagina iniziale, ovvero l'home page. Dobbiamo partire dall'home page. È un modo di fissare ovviamente il punto di partenza della nostra applicazione. Andiamo nelle opzioni, andiamo a sincerarci anche che questa data module venga creato all'avvio dell'applicazione, magari possibilmente pure prima del form, eccolo lì. Le altre pagine le lasciamo nell'elenco a destra, ovvero nelle parti che sono dei frame, quindi anche crearli vuol dire visualizzarli, però in questo caso non sono neanche finestre, quindi sono lì pronte per poter essere mostrate nell'applicazione. Nel momento in cui, ad esempio, quindi come azioni, noi potremmo dire il nostro app module, quindi è che è un po' la nostra applicazione, quindi come variazione potrei dirgli di andare a un'altra vista, cioè di impostare un'altra vista. Come fare a questo punto? Come fare? Mettiamo una procedura set page view che prendendo una vista da mostrare va ad eseguire questo tipo di operazione, ovvero todo richiedo visualizzazione della pagina indicata, quindi il valore che passiamo va a scegliere di fatto una videata. Ecco, qui c'è qualcosa da dire, ovvero ovviamente qui non faremo riferimento al main form, la finestra principale, perché la finestra principale guarda qui per vedere lo stato dell'applicazione. Noi qui non dobbiamo guardare
alla finestra principale perché non, riferimenti circolari non ci piacciono e non li vogliamo creare. La richiesta della visualizzazione in realtà come avviene? Possiamo sfruttare il sistema di messaggistica interno di Delphi, ovvero quell'accrocchio tale per cui possiamo dire viene richiesta, non so, una certa pagina, una certa vista, la home page, la ricerca, eccetera. Ci salviamo questo valore e poi andiamo appunto a richiedere la visualizzazione della pagina indicata, ovvero segnaliamo a chi di dovere tramite la messaggistica. Quindi c'è un sistema intermedio di iscrizione publish subscribe, quindi noi andiamo a inviare un messaggio per dire mi serve questa vista, e quel messaggio verrà raccolto da qualcuno che sarà in grado di visualizzarla, ovvero in questo caso il main form. Quindi qui cosa facciamo? Aggiungiamo nelle unit la unit system messaging, che è proprio standard. C'è un message manager che ha un default manager, una sorta di singleton, e facciamo una send message, ovvero passiamo a noi stessi e dobbiamo passare anche un messaggio. Lascio nil perché il messaggio dovremmo andarlo a creare. Ad esempio, come andiamo a crearlo? Facciamo una, o se no lasciamo qui nei types, andiamo, vabbè, facciamo una unit dedicata, facciamo una unit che chiamiamo cocktails.model.messages. Ok, quindi qui andiamo page view changed change message, andiamo a creare un qualcosa che ci identifica la richiesta di il cambio, il messaggio di cambio della pagina. Qui dobbiamo di nuovo importare la unit system messaging perché dobbiamo ereditare, se non ricordo male, dal message base. Ok, poi volendo possiamo mettere un overload delle proprietà, ma al momento le lasciamo lì. Quindi tornando al nostro modulo, qui banalmente andiamo a creare questo tipo di dato che è il messaggio che vogliamo veicolare. Ho bisogno ovviamente di importare la unit, perfetto. Model messages, la metto in implementation qui sotto. Quindi dico al nostro messaggero, guarda, invio un messaggio, io data module sono il mittente che segnali che page view change message è che c'è la richiesta di cambiare pagina. Quale pagina va mostrata? Quella che ovviamente è scritta qui. Chi raccoglierà questo messaggio? Ovviamente il main form, ovvero il form principale. In fase di creazione si andrà a sottoscrivere a questo sistema di messaggistica, quindi anche qui dovremo usare system, dovremo scriverlo anche bene se vogliamo che funzioni. Quindi team message manager, default manager, subscribe to message. Qui bisogna dirgli la classe, quindi devo tirare dentro anche la unit ovviamente con i miei messaggi, dove sono andato a definire il tipo dei messaggi, e qui metteremo page view change message. Questo è il messaggio a cui mi sottoscrivo, cioè dico ehi, quando arriva questo messaggio ti do la procedura da eseguire. Quindi la procedura viene fornita di fatto come parametro, ok, da passare. E qui gestirò il messaggio. Quindi questa è una procedura data fornita in dote,
Non mi ricordo la firma, adesso me lo vado a vedere. Message listener è fatta così. Ok, perfetto. Così adesso me la sono ricordata che l'ho letta. Questo ovviamente deve essere di questo tipo. Però non so se no, devo lasciarlo col tipo base. Sì, perché tra più lo vado a castare io, ma non mi interessa perché al momento dentro non ci sono informazioni. Qui quello che andrò a fare è, come dire, è gestirmi, andare a vedere qual è la pagina richiesta e crearla di conseguenza. Facciamoci anche un metodino per creare questa famosa pagina. Quindi, ovvero, quello che andremo a fare è, abbiamo la nostra interfaccia della principale dell'applicazione. Abbiamo, chiamiamolo app stylebook, lo stylebook principale. Abbiamo, se vado qui, possiamo mettere un layout, ok, da usare come contenitore da allineare al client. Ok, magari con diamo un layout, un page layout, cioè dove va a finire la pagina, e qui gli mettiamo un po' di margine, ma giusto per tenerlo un po' staccato dalla, per lasciare un po' di bordo. Questo sarà il nostro contenitore di tutte le pagine dell'applicazione, quindi il suo parent. Come vengono create? È semplicissimo, faremo uno show page che fa vedere praticamente la pagina da mostrare dell'applicazione. Qui cosa dovremmo passare? Dovremmo passare la classe della pagina che vogliamo creare, quindi un discendente di quello che è la base page, la pagina base. Quindi qui potremmo dire, oltre a definire la nostra pagina base da cui deriveranno tutte le pagine della nostra applicazione, potremmo fare un tpage frame class di tipo tbasePageFrame, ovvero andiamo a definire un tipo che rappresenta, è un tipo che è dichiarato su una variabile, su un parametro, è un parametro che accetta una classe come valore, quindi riferimento a una classe. Ci facciamo passare la classe come parametro. Qui abbiamo bisogno di aggiungere quella unit nella sezione interface. Quindi qui scriveremo page frame class, page frame class, non glielo vedo completare, ma forse per qualche motivo Rambo, unsatisfied, no, ok, va bene. Dobbiamo ovviamente andarlo a implementare, quindi facciamo il nostro Ctrl Shift C e qui to do visualizzo la pagina nella finestra principale. Come faccio? Intanto dovrò aver cura di rimuovere un'eventuale pagina già presente, quindi qui mi metto un tbase page frame, mi metto un riferimento alla, chiamiamola meglio, una current page, cioè la pagina che attualmente è visibile. Quindi qui cosa potrei dire? Intanto gli chiedo, ma la classe di pagina da creare che mi hai passato è valida, ovvero se è uguale a nil, oppure potremmo usare not assigned, che è un po' più generico, ovvero se non mi hai passato un riferimento valido, allora non posso fare niente. Se mi hai passato un riferimento e se però abbiamo current page assigned, cioè, se abbiamo una pagina attualmente visibile e currentPage.classType è uguale a pageFrameClass, cioè se tu mi stai chiedendo una pagina che come tipo corrisponde al tipo
della pagina che sto mostrando, vuol dire che stai di nuovo richiamando la stessa pagina, stiamo cercando di visualizzare due volte la stessa cosa. Quindi anche in questo caso esco. Se riesco a proseguire, vuol dire che queste due condizioni le ho superate, quindi a questo punto dovrò creare la nuova pagina. Quindi scriverò l new page, due punti uguale, uso la classe che mi è stata passata come parametro per creare un'istanza dell'oggetto corrispondente, della classe, quindi un oggetto corrispondente, e poi lo vado a inizializzare. Quando lo inizializzo può sempre succedere qualsiasi cosa, quindi in caso di errore, ovvero in caso di exception, non che mi interessi gestire in modo particolare l'errore, ma prima di rilanciarlo mi devo premurare che la mia new page venga distrutta. Cioè, in caso di errore, io ho creato una pagina, la sto configurando, in caso di errore la distruggo, quindi la memoria la recupero e poi risollevo l'errore in modo che fluisca all'esterno e qualcuno se ne vada poi di per sé a occupare. Che cosa dovrò configurare della new page? Semplicemente mettergli come parent, quindi come contenitore, il mio page layout, che è il riquadro che contiene la pagina, le pagine che io vado a creare. Quindi se riesco a segnarglielo, e poi qui eventualmente farò anche altre cose se ho bisogno di farle, non è un problema. A questo punto, quindi, tutto corretto, tutto ok, quello che devo fare è dire questa diventerà la nuova pagina, ovvero current page diventerà la mia l new page. Però attenzione, diventerà, però prima, se ho una pagina corrente devo andare a distruggerla. Quindi if assigned current page, se ho una pagina corrente, free and nil current page, cioè la distruggo e la dialloco. A questo punto è sufficiente che questa roba dovrei farla forse più qui dentro. Come dire, questo fuori, provo a distruggerla, quindi, perché se va in errore, diciamo, l'ho distrutta, distruggo anche questa. Vabbè, in realtà sì, difficile che succeda, ma. Quindi vado a creare la pagina nuova, se l'ho inizializzata, distruggo la corrente e questa diventerà quella attuale. Quindi all'inizio questo current page sarà null, quindi io quando arrivo qui cosa dovrò fare? Dovrò dire vado a vedere case il mio app module, modules app module punto page view. Faccio rifare, così mi faccio generare anche le alternative. Ah, una volta, ah, forse ho sbagliato tasto. App module page view, devo dare l'invio forse, no, niente, proprio non ne vuole sapere. Comunque, allora, se qui è uguale a page, ah, manca la unit probabilmente, ok, era probabilmente per questo. Comunque poco male, perché al momento show page, no, non show message, show page, quindi mi vado a importare anche tutte le pagine che al momento ho come implementazione. Quindi ho system messaging, ho i miei modelli, ho il data module, ho i due frame, show page, t home page frame, andrò a far vedere la home. In qualsiasi altra occasione, al momento non visualizzo nulla perché, ok, sì, ce l'ho la maschera, però ancora non l'ho
non l'ho sistemata, quindi faccio un bel build giusto per vedere qualche warning, ma sembra tutto a posto. Quindi nel momento in cui io parto andrò anche a richiedere, ad esempio, oltre a sottoscrivermi a questi eventi, aspetta che magari formattiamo così, così un po' più chiaro, andrò anche a dire cara app module set page view, andrò a mettere come page view la home, selezionare la home. Quindi in ogni caso partirebbe da home comunque, ma a questo punto mi aspetto di vederlo on page quando lancio l'applicazione, oppure degli erroracci se abbiamo fatto qualcosa che non va. Come dire, qualcosa si vede, non è allineato, ma questo è tutto un altro paio di maniche. Direi che non abbiamo allineato che cosa? La nostra base page l'abbiamo allineata. Allora, questo sta allineato, questo andiamo a vedere. Ah, questo no, quindi allineiamo anche questo in modo che per default tutte le pagine si espandano fino a occupare la dimensione disponibile. Quindi a questo punto dovremmo vederlo. Facciamo un run, vediamo cosa salta fuori stavolta, se è un po' più bellino. Oh, qui, come dire, niente di particolare, diciamo, ci svegliamo, però abbiamo il nostro search cocktail e abbiamo il nostro logo, quindi iniziamo a avere qualcosina con uno stile e qualcosa che si vede. Più il tasto per la home, che in questo caso non si dovrebbe vedere, ma lì ci pensiamo poi in un secondo momento. E la caption che fa un po' schifo, adesso gliela mettiamo a posto, cioè il titolo qui. Cocktails, oppure lo chiamiamo barman, la nostra applicazione si chiama bar, devo chiamarla barman in effetti, quindi no, cocktails, punto esclamativo, così. Quindi che andiamo a fare a questo punto? Qualcosina si vede, quella pagina è stata caricata dalla nostra interfaccia, quindi se vado nella mia home page e chiedo ad esempio al mio search cocktail, che è un pulsante che in realtà è agganciato a un'azione, che è quella che lancia poi, che dovrebbe far aprire la pagina di ricerca, a questo punto qui noi abbiamo qualcosa da poter fare, perché gli facciamo referenziare il nostro app module, ok, e poi ci aggiungiamo anche model types, ovvero qui cosa andiamo a fare? Andiamo a aprire la pagina di ricerca, vuol semplicemente dire caro app module set page view e poi page view search, cioè dico all'applicazione abbiamo bisogno di passare alla maschera di ricerca, e in questo modo l'applicazione memorizza la cosa, passa il messaggio, il main form lo riceve e dovrebbe andare a questo punto qui e dire che se invece la view page è la search, dovrebbe far vedere quindi la T search page frame. Ok, quindi a questo punto diamo un bel run e vediamo se riusciamo a fare questo passaggio. Abbiamo il nostro cocktails, search, siamo in ricerca. Adesso non riesco a tornare indietro ovviamente perché non ho messo l'interfaccia, ma notate come la toolbar ovviamente acquisisca tutte le lo stile, la label rimane scura, cioè i frame noi quando li progettiamo li vediamo al naturale, ma in realtà poi quando subentro nella finestra principale tutti vanno a cercare lo stile, ed essendoci lo style book ovviamente lo stile diventa quello predefinito, ovvero quello che abbiamo definito. Quindi non ci resta che fare una ricerchina dal punto di vista
con la nostra API per andarci a scaricare i dati implementando la ricerca. Prima farei però una cosa, ovvero se vogliamo in ogni pagina tornare potenzialmente alla home, se vogliamo farlo da ogni pagina mi basta andare nella pagina di base da cui ereditano tutte le pagine, su questo pulsante, e tra le azioni andare a definire ad esempio un'azione che si aggiungerà poi a quelle specifiche delle singole pagine, quindi questa andrà in aggiunta, che chiamo, come la chiamiamo, home action. Quindi questa va sulla, banalmente sulla home, l'ho definita text home, ok, quindi gli associo anche questo pulsante, quindi ogni pagina avrà questo simpatico pulsantino che ci porta alla home. Ok, l'azione ce l'abbiamo, andiamo a definire quello che è il codice, ovvero andiamo sul nostro app module, sulla nostra applicazione, teniamo dentro anche i vari tipi, gli diciamo caro app module set page view, voglio andare alla home. In questo modo, messa così su tutte le pagine, dovrebbe funzionare appunto in tutte le pagine, compresa anche la home, però sulla home non farà niente, ma potremmo anche andarla a spegnere, quindi... Oh, ciao Progetto Crema, benvenuto, niente retro, oppure stai per iniziare con qualche gioco, una maratona di qualche gioco... Qui siamo su un altro binario, ovvero stiamo cercando di fare un'applicazione che faccia da navigazione su questo simpatico sito che praticamente sfoglia i cocktail in modo da ubriacarci. Anzi, adesso già che ci sono... lo bevo così, anche perché inizia a essere caldino e non è proprio il massimo. E quindi stiamo cercando di realizzare un'app che vada a interrogare dei dati di questo sito che gli espone e tiri giù le informazioni magari sui drink, e il dettaglio, le istruzioni nelle varie lingue, far vedere un po' le informazioni. Quindi siamo nel pieno dello svolgimento, stavamo provando a vedere se riusciamo a navigare. Ok, direi che ce la facciamo, dalla search, qui ovviamente manca poi l'interfaccia che andremo a fare, però possiamo sempre tornare alla home, quindi search cocktail, torno indietro, vado alla home, e questa ovviamente la possiamo anche un po', me la lascia, non me la lascio prendere, ma sì, è un po' strano che non me la lasci prendere per il bordo. Ah, ecco, ok, c'era qualcosa che dava, come vedete, cioè è estremamente adattiva, pure troppo, però ovviamente questo perché poi la andiamo a vedere anche su Android, l'ideale è metterlo sul telefono, quindi fare un'applicazione del telefono. Stasera faccio pausa, stavo cercando di seguire ma è un po' dura per me. Sì, ovviamente, in realtà poi abbiamo scriviamo poco codice, facciamo molto click, quindi, però sì, diciamo che un minimo di conoscenza. C'è un canale dove c'è chi fa programmazione su Amiga con l'assembler, quindi adesso non mi ricordo come si chiama nel dettaglio, cioè perché il nome è un po' complicato, però una volta mi sono soffermato, anche lì ho avuto un po' di difficoltà a capire quello che succedeva, quindi posso capire da quel punto di vista, del resto poi è un po' mio mestiere, quindi
lo faccio tutti i giorni, ci sono abituato. Allora, quindi torniamo a questo punto al nostro punto iniziale. Ok, quindi allora, introduzione sulla possibilità di, come dire, customizzare. Ok, no, volevo aver schiacciato un tasto sbagliato. Ok, quindi abbiamo customizzato un po' l'interfaccia. Ah, giusto, mi dimenticavo una cosa importantissima a cui Fubit mi ha abituato, cioè fare lo shoutout. Non funziona, è fermo. Cos'è? Ah, ecco, ci va bene. Ok, fatto lo shoutout, che mi dimentico sempre. Devo prendere le buone abitudini come Fubit di fare il shoutout. Search for the Sea Child. Che giochi adesso non andarlo a vedere, anche se c'è stata una serata dove c'era veramente una carrellata di giochi, uno più strano dell'altro, il comando buggato che non andava in pausa, che veramente frenetico. Ok, così abbiamo fatto il nostro dovere, perché io mi dimentico sempre, invece sai che Fubit lo fa sempre. Quindi tutte le volte che lo vedo passare, adesso mi devo... amiga, una volta ci avevo provato, avevo usato Easy Amos, che è un programma che c'era per Amiga, dove scrivevi del Basic, ma cioè comunque era bellissimo perché disegnavi sia figure che immagini su schermo 1, schermo 2, sceglievi lo schermo, quindi li potevi intercambiare, fare degli effetti. Sarebbe bello trovarlo proprio hardware, perché invece che emularlo... Mi manca un po', devo dire, l'Amiga, soprattutto certi giochi, però più che programmazione. Avevo fatto un programma, una sorta di quiz interattivo, c'era le schermate che apparivano un poco alla volta, solo che avevamo acquisito delle foto ritoccate col Deluxe Paint, mi ricordo, quindi roba veramente, sembra veramente di parlare... No, non sembra, cioè proprio, sono proprio 30 anni fa, non sembra. E ciò che ci volevano un sacco di dischetti, perché tenevano un sacco di posta le immagini, altrimenti erano brutte, quindi c'erano domande, risposte. Chissà che fine ha fatto quel dischetto, chissà che dove è andato a finire, mi piacerebbe saperlo. Quindi il mitico ci vorrebbe un po' di... Deluxe Paint era il non plus ultra, quindi proprio un sacco di... Quando lo vedo ogni tanto in qualche schermata, qualcuno che fa emulazione, mi torna subito in mente, cioè come se fosse ieri. Oppure il programma Xcopy, vedo ogni tanto, c'è una pagina Facebook che pubblica la schermata del programma che si usava per copiare dischetti, che era proprio familiarissimo. Quante volte che ho visto quella schermata lì, è impressionante. E niente, non va bene essere nostalgici, quindi meglio pensare al futuro. Quindi ok, un po' di stile li abbiamo definiti, quindi abbiamo fatto anche un po' di excursus sulla spiegazione molto superficiale, molto veloce, di come poi lavorano tutti gli effetti, gli stili. Ne abbiamo integrato uno che ha un po' la caratteristica di essere in un certo senso vettoriale, perché i pulsanti fatti come rettangoli, è chiaro che se li andiamo a scalare il rettangolo viene ridisegnato più grande, quindi lavoriamo in grafica vettoriale, non abbiamo a che fare con un bitmap, anche se poi non è che col bitmap solamente va a sgranare. Oddio, se lo scaliamo sì, però se facciamo un pulsante più grande no, perché poi è una bitmap che viene ripetuta, e quindi
Però in questo caso i pulsanti, se facciamo una scalatura, essendo rettangoli, testi, elementi grafici, viene riscalato perfettamente e al momento è un'interfaccia che non assomiglia a nessuna di quelle tipiche dei sistemi operativi, tantomeno direi Windows, perché comunque sta già apparendo con uno sfondo scuro, il tasto con un suo aspetto, quindi volendo potremmo estremizzarne ancora di più, ma fermiamoci un attimo lì. Quindi capitolo numero 2 sulla search è provare a fare ovviamente una ricerca, e facendo una ricerca scaricare i dati e trasferirli dentro una lista, quindi andare a visualizzarli in qualche modo nella nostra lista, e eccetera eccetera eccetera, quindi fare un po' tutte le operazioni che ci aspettiamo per mostrare poi i dati all'interno di un controllo che li faccia vedere, ci faccia selezionare eventualmente un elemento con cui poi andare a mostrare il dettaglio. Ho i suoni degli scopi impressi nella memoria, sì, oppure anche quello del dischetto. Tra l'altro io avevo un'Amiga particolare che faceva un rumore esagerato. Il floppy drive aveva le due spie del power e del drive invertite, quindi aveva un modello un po' particolare. Ok, fai pure, cioè ci mancherebbe, fa molto piacere, quindi torna pure quando vuoi. Qui adesso non so per quanto ne avremo, ma secondo me non andremo oltre non andrei oltre la mezzanotte, perché dopo domani c'è da lavorare, quindi al massimo facciamo la puntata 2. Quindi search page, la nostra search page è un po' brutta perché c'è questo foglio bianco qui in mezzo. Adesso magari le pagine sono un po' piccoline, le andiamo ad allargare un po', così ci accomodiamo sopra un po' più di qualche elemento di interfaccia in più. Quindi chiudiamo qui, ok. Un bel reverto inherited non c'è, no problem. Elimino le dimensioni così torniamo a quelle di default. Oh là, perfetto, perfettissimo. Non esistono due uguali di Amiga. può darsi, però tutte erano così, solo la mia era invece più strana, ragnava con quel drive, però quanti bei momenti possiamo dire. Allora, quindi abbiamo la nostra action list, dentro ci deve essere la home action, esatto, così come sull'home page dovrebbe essere rimasta, ci dovrebbe essere la home action e anche la search action, quindi questa la ereditiamo e questa la aggiungiamo in questa pagina, quindi ci sta, quindi direi che è tutto ok. Aiuto, mi è scoppiato un timpano con questo. Quindi qui che andiamo a fare? Andiamo a mettere invece che questa lista, è vero che però anche la lista, la sua search box, ma in più una search box in locale, io metterei una casella proprio dedicata, una bella edit allineata qui in alto, magari anche un po' più larghina, in cui andare a fare, vediamo se nei nostri stili abbiamo qualcosa che la faccia rassomigliare anche a una clearing e di style, cose di style, a una casella di ricerca. No, non ce l'abbiamo, però potremmo, allora mettiamola, facciamo un layout proprio banalissimo fatto così, e questo lo facciamo la ricerca, quindi lo chiamiamo term layout o search layout. È il layout di ricerca e dentro ci mettiamo una edit
Quindi questo è questo che andiamo a lineare in alto con l'edit all'interno che viene allineato però in questo caso al client, ma prima ci andiamo ad aggiungere un pulsante button, ok, che allineiamo quindi il pulsante non nella edit ma nel layout, grazie. Il pulsante lo allineiamo a destra. Questo lo allineiamo al client, ovvero allo spazio rimanente. Pulsantino un po' grossino, quindi gli diamo un po' una riduzione e poi gli mettiamo come stile lo stile search. Dovremmo averlo search button, dimmi che c'è. Search edit button, search tool button mi piace. Quindi abbiamo la nostra ricerchina, qua abbiamo la casella dove scrivere, quindi qui mettiamo name, search button. Questa è la nostra Non voglio questo filtro, però mi finisce sempre lì. Esatto, volevo questo. Solo quando sono live, però si vede che search edit, ok, search layout. Quindi qui voglio mettere il timing di ricerca, fare invio e andare a cercare i miei. Mi ricordo un oggetto proprio search box. Sì, la lista ce l'ha. Che è proprio qui sotto uno show search visible true, che per default però fa una ricerca incrementale sugli elementi che sono visibili nella lista. Io in realtà non è questo che voglio fare, perché sì, no, sicuramente c'è modo di piegarla, ci sarà qui un non search change. Sì, potremmo anche customizzarci questo, quello è vero, però non vorrei interferire con la lista, cioè che mi andasse a filtrare qualcosa nella lista, perché quello è un testo libero che io voglio scrivere affinché poi quando premo lo vado a cercare in questo modo sul server, quindi non è il tipo di search che ho in mente, quindi non lo utilizzo. Tutto quello che poi fa questo search visible è mettere quei controlli che io ho messo un attimo fa dentro la list box, perché sono andato a vedere il sorgente una volta che ne ho avuto bisogno, perché volevo, ad esempio, avevo una maschera che si apriva, se io mettevo il focus, volevo mettere il focus sulla ricerca e non riuscivo perché se tu fai focus sulla list view va sul primo elemento, mentre io volevo proprio mettere il focus sulla ricerca. Quindi ho trovato il modo di accedere alla casella che c'è dentro la list view, perché è una risorsa, e di fare il focus lì dentro in modo da impostarla. Quindi è comodo avere sempre il sorgente, perché vedendo come poi gli oggetti sono organizzati, c'è sempre un modo di raggiungerli e a quel punto di fare un po' di, non dico di hacking perché alla fine, però è una funzionalità che non ho trovato e in questo modo io l'ho ottenuta, quindi è molto molto flessibile. In questo caso la lascio fuori perché questa è proprio la ricerca che mi dà origine alla lista, quindi non è un filtro incrementale. Nel caso volessimo fare tutte e due la possiamo lasciare, ma a quel punto avremmo un po' di confusione perché avremo entrambe le caselle, quindi insomma al momento la lascio esterna, così vado sulla mia action list, gli aggiungo un search action dove in poche parole viene avviata la ricerca, text search, quindi qui ci sarà proprio l'interfacciamento con la nostra API. Avvio la ricerca dei drink
via API, quindi mettiamo un to do che verrà risolto quanto prima, quindi non è un... questo tasto ovviamente andrà associato a quell'azione. L'azione sarà, come dire, operativa a seconda di alcuni vincoli. Ad esempio, la mia search action, ok, sarà enabled se... la mia search edit text, se la length di search edit text trim punto length, così usiamo tutti i menu, tutti gli helper, così è maggiore di 0, oppure ci sarà uno string is null or empty. Null or empty, null or white space, fantastico, li hanno messi tutti. Quindi search edit text, così questo mi dice se ovviamente not, cioè se la stringa non è vuota o uno spazio vuoto, allora l'azione di ricerca viene abilitata, altrimenti abbiamo un termine vuoto e quindi non possiamo fare la ricerca a tutti gli effetti. Così abbiamo un primo pezzo di logica che ha un suo senso, quindi ok, questa è la casella di ricerca, questa è la nostra drink list view. Come facciamo la ricerca? Molto banalmente io farei in modo di implementarne in questo modo, ovvero facciamo un nuovo data module, in questo caso un client module, data module, ok, lo chiamiamo cocktails modules, lo chiamiamo client.pass, client nel senso di client dell'API, quindi client module. E qui dentro cosa andiamo a mettere? Facciamo che a livello proprio sbarazzino, inizialmente quello che andiamo a mettere è ciò che ci restituiva, già ricordate, il REST debugger, ovvero il tool che abbiamo usato per andare a dirgli guarda, fammi la ricerca su questa API, metti un parametro sul query string che si chiama S, Margarita in questo caso è il valore di esempio, ma noi andiamo a mettere il nostro, e il JSON che ti arriva, che è fatto così, bisogna cercare l'elemento drinks, quello diventerà il nostro root element, cioè il nome della proprietà che contiene l'array degli elementi che possiamo tradurre in informazioni tabellari e a quel punto gestire perfettamente come vogliamo a tutti gli effetti. Quindi con questo abbiamo fatto prova dell'API, tirato fuori un po' di dati, non so se c'è modo di customizzare qualcos'altro di questo, o è che lo customizziamo poi nell'applicazione. Quindi facciamo copy components, lui ci ha copiato nella clipboard i componenti pronti all'uso, facciamo un bel incolla e qui ci troviamo la nostra tabella, il data adapter, quindi la response, la richiesta, il REST client, quindi ci troviamo praticamente tutto. Allora, sistemiamo un pochino di cose, ad esempio questa API JSON come parametri potremmo aggiungere, vediamo se l'URL riusciamo a generarlo, però avendo delle cose, abbiamo un parametro che in realtà è un API key, qui viene definita come API key, direi, ci dovrebbe essere il termine corretto, API key, giusto? Aiuto, che luce, ok,
Quindi abbiamo la chiave dell'API che finisce direttamente nel path un segment e che come value ha 1. Ora non mi ricordo come si inserisce. Non ho capito qui cosa ha combinato. Mi ha espanso un elenco, ma mi sono perso. No, vabbè, questo è un. Non mi ricordo come si aggiunge sdefined. Ah, ok, con le graffe. Ok, perfetto. Con le parentesi graffe. Quindi questo è un URL segment, cioè qualcosa, è un parametro che deve finire nell'URL. Quindi l'URL non sarà mai fisso così v1, ma qui tra graffe avremo l'API key, ovvero il segnaposto dove andare a mettere quell'API key. Metti che domani ci scriviamo al Patreon e ci facciamo dare, come dire, ci facciamo dare un'API key di produzione, a quel punto l'abbiamo. Questo search potremmo considerarlo come risorsa, ovvero toglierlo da qui, lasciare qui solo l'URL di base e qui nella request come resource andare a mettere search php. Già c'è comunque il parametro di risposta che va nel query string, che è questo con valore margarita da andare a sostituire ovviamente a runtime. Quindi qui abbiamo di fatto il nostro REST client. Ok, abbiamo la REST request search per la ricerca. Abbiamo la REST response search, ovvero dove vengono convogliati i valori ottenuti dall'API. Quindi request search va a richiedere application JSON, accetta tutta sta roba qui. Ok, autocreate params. Ok, perfetto. La REST response search dice: io ricevo i valori, root element drinks, quindi andiamo anche a dire qual è il vettore che praticamente contiene gli elementi da convertire. Poi avremo il search. Questo in realtà, qui in realtà finisce la risposta, abbiamo un JSON. Questi componenti invece li andrei a posizionare laddove mi servono, perché magari potrei avere, oddio, in realtà no, perché se decido che il mio dataset adapter rappresenta, come dire, il punto di, diciamo, di conversione. Ciao Ragnarok, se compila va, sì, al momento per quello che abbiamo scritto va, ma che manca ancora un po' di roba, inizia a essere tardi, però effettivamente soffermandoci su tutte le cose, ma va, questo va sempre per definizione. Se non altro facciamo finta che vada per essere ottimisti, Developers, 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 perché ci mancava sto banner. Ne approfitto per bere. developers, 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 develop
Developer brutta razza. Non in via di estinzione. Allora. Quindi response, gli voglio accorciare un po' il nome perché REST adapter search, quindi qui c'è la mia ricerca e qui c'è la table, c'è la tabella drinks in realtà, che poi anche questa fa un questa è giusto chiamarla drink table perché a tutti gli effetti è una. Magari qui ci sono, come dire, può essere oggetto di più, cioè l'adapter praticamente va a inserire qui dentro
i messaggi. Allora, root element è una cosa che volevo provare a vedere, era se magari meta merge mode fa il merge. Non vorrei che facesse il merge, ma che facesse ma lasciamo un attimo al default, perché sennò mi devo andare a definire un po' troppi campi, quindi vorrei che creasse una struttura abbastanza capiente. Comunque l'importante, mettiamo string field size, lo mettiamo a un valore abbastanza elevato, tipo anche un 1024, tanto non abbiamo problemi di type mode rich. Sample object va bene, ne basta uno, oppure ne mettiamo almeno una decina, ma tanto poi quando abbiamo creato la struttura quella è, quella rimane. Piuttosto vediamo se tutto collima, perché sentite un effetto sonoro che mi ha... Grazie per il follow N Marzio, quindi secondo me è un nome che conosco, mi dice qualcosa. Ben arrivato, cioè non so se è arrivato, se è arrivato qui o se sei qui da un po'. Ok, quindi proviamo a lanciare la nostra bella richiesta, execute. Poi ha dato ok, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo ottenuto. Fa la prova del 9, andiamo qui nel nostro content e vediamo se dentro ci sono i drink. Ci sono i drink, so che in formato JSON non si possono bere, ovviamente è l'ora di dire le stupidate adesso, però vediamo che c'è proprio il... Tra l'altro vedo le istruzioni in italiano, quindi è perfetto. C'è il nostro oggetto drinks che noi dovremmo intercettare, che è l'array, quindi convertiamo tutto questo bel array in record che finiscono dentro questa bella tabellina che, se andiamo a vedere, edit dataset. Oh. Abbiamo praticamente preso un API, scaricato il JSON, creato al volo una struttura di una tabella con i campi equivalenti, alimentato la tabella con i valori che arrivano dal JSON, quindi la vediamo senza neanche lanciare l'applicazione, quindi sappiamo già se tutto è andato a buon fine. Infatti vediamo la categoria, vediamo se è alcolico, vediamo il tipo di glass, cioè il bicchiere da usare, le istruzioni. Poi abbiamo istruzioni in spagnolo, in tedesco, abbiamo quelli in italiano, abbiamo l'indirizzo dell'immagine che poi ci servirà, anche questa assolutamente, l'ingrediente 1, 2, 3, 4, tequila, sal, bla bla bla, fino a tutti gli ingredienti, ovviamente le dosi con sistema metrico, l'image source, quindi proprio l'immagine, image attribution, creative commons, data di aggiornamento, abbiamo proprio tutti quanti i dati perfettamente scaricati, quindi da JSON a tabella in automatico. Quindi questa è già una discreta comodità, perché è quello che noi possiamo andare a fare. Quindi in realtà questa tabella, allora la lasciamo lì, potevo mettere tutto nell'app module, però vabbè, alla fine l'app module l'ho fatto un po' per niente, ma abbiamo la nostra list view, ok. Quello che vorrei fare è a questo punto, questo però effettivamente dobbiamo portarcelo dentro il dobbiamo portarcelo all'interno della, sì, perché ogni esigenza potrebbe essere diversa
dal punto di vista del... Allora, quello che dobbiamo fare è o possiamo farlo in automatico con il live bindings, oppure possiamo farlo via codice line binding wizard, quindi link create data source. Duck. Ah no, questo crea tutto da zero. Calma. Allora, qui dobbiamo andare a fargli usare il nostro client module in modo che noi si possa vedere. Riusciamo a vedere anche qualcosa del client module? Sa di no, almeno non direttamente. Infatti è per quello che avremmo dovuto mettere questi qui dentro, perché o addirittura nell'app module. Allora, facciamo così. Prendo questi componenti qui, solo questi, li piazziamo qui, perché sono proprio per la visualizzazione. Quello è client ed è ok. Qui semplicemente diciamo che io voglio recuperare i dati e trasferirmeli su una tabella in memoria, quindi il nostro adapter search dovrebbe essere collegabile alla response sul module. Perfetto, quindi esattamente come prima. Qui ho la mia drink table già inizializzata e vedo tra l'altro i campi qui sotto. Quindi. Ok, perfetto, li sto vedendo qui. Allarghiamo un po', quindi questa è la tabella praticamente dei dati che ci siamo scaricati dalla nostra API. L'asterisco sta a indicare ovviamente all the records, quindi il record in sé, mentre ciascuna delle righe che ci sono qui sono i campi. Resta response search, non mi interessa, mi interessa della mia list view andare, quindi mi interessa mettere in correlazione la mia tabella con dentro i dati. Ah, però questi li vedo, quindi in qualche modo sono importabili da un certo punto di vista, anche perché sì, mi piacerebbe che venisse poi scaricato e poi vediamo se cambiare qualcosa. Quindi abbiamo la mia list view che per ogni elemento fa vedere un text e basta, perché al momento la list view è molto semplice, al momento è tutta bianca, ma noi andiamo a progettare per fare in modo che, allora andiamo a vedere toggle design mode, perfetto, come elemento noi abbiamo praticamente un list item con il testo. Proviamo a scegliere qualcosa di più. Ad esempio list item bottom detail, questo è già un pochino più evoluto. List item right button non ha il testo, list item right detail ha il dettaglio, a destra, che potrebbe andarmi bene. Intanto iniziamo così. Quindi per ogni elemento abbiamo sia il testo principale che il dettaglio. Ad esempio noi potremmo prendere il nostro drink, il nome del drink, e mostrarlo nella parte del testo. Ok, così come potremmo andare nella categoria e mostrarlo nella parte del detail. Dove vai? Stai fermo lì. Ok, a questo punto è la sincronizzazione della list view
sincronizza anche il nostro bind source, ovvero abbiamo qualcosa che ci collega praticamente alla tabella, ci consente di collegarci alla tabella, quindi nel momento in cui colleghiamo queste due parti, delete t control list, forse l'avevo già associato, sì, perché comunque dobbiamo gestirlo da qui. In poche parole, la sincronizzazione sull'asterisco vuol dire che man mano che selezioniamo gli elementi ci muoviamo anche sulla tabella. Il testo, il nome del drink viene mostrato nel text e l'altro nel detail, ovvero questo item text e questo item detail che vediamo qui nel... Usciamo dal design mode e vediamo già in fase di progettazione addirittura i nostri dati, perché vediamo quelli che abbiamo scaricato, ovvero il... spostiamo un po' i componenti perché... Allora, abbiamo il nostro REST adapter che inizializza la tabella dei drink, abbiamo il bind source DB che unisce praticamente la nostra list view alla tabella, la list view all'associazione per ogni elemento di cosa andare a mostrare, quindi questo finisce nei bindings, quindi le associazioni campo a dettaglio eccetera. Siccome abbiamo già dei dati, vediamo già qui dentro delle informazioni. Quindi, volendo, in poche parole, in fase di progettazione abbiamo più o meno già visto come di fatto diventerà la nostra applicazione, ovvero una lista fatta così, c'è cioè il pulsante che poi ci porterà al dettaglio. Qui ovviamente possiamo fare un po' a tutti gli abbellimenti che vogliamo, perché se vogliamo mettere questo in grassetto abbiamo il font con i suoi stili, quindi possiamo metterlo in grassetto, lasciare l'altro in corsivo, possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo. Quindi torniamo, esci dalla progettazione, è così già un po' più visibile. In realtà proviamo a agganciare un po' le varie cose, perché per il momento intanto andiamo a controllare che il nostro client module in realtà l'ideale sarebbe stato portare tutto dentro il client module o l'app module, però vabbè, non volendo fare. Quindi il client module, anche lui è disponibile all'avvio dell'applicazione. In realtà poi il detail andrebbe scaricato a parte perché ha delle informazioni in più, mentre questo è il sommario. Quindi sommario, allora. Quindi cosa fare? Ok, in fase di progettazione funziona, quindi mi aspetto che a parte il compilare, adesso se qui chiudo, lui compili e funzioni in realtà anche a runtime, e se faccio true lui va a scaricarsi la roba, e quindi a runtime che facciamo di bello? Dobbiamo trovare il modo qui di scatenare, ma se lancio la search da qui va bene che mi dà l'ok, però qui vedo anche i dati, quindi viene aperto in automatico. Ok, così questo mi permette di mettere qui un metodino da usare, ok, per fare la ricerca, ovvero quando gli dirò procedure execute search, mi aspetto di trovare qui il termo, la stringa che è il mio termine, e quindi qui cosa andrò a fare? Andrò sulla REST request search, avrò i parametri, avrò un parametro by name che si chiama S e gli darò come valore il termine che ho selezionato, dopodiché REST
request search execute, quindi vado di fatto a lanciare la mia ricerca. Questo perché all'interno qui c'è Margarita, ma se voglio cambiare il termine, quindi qui è già tutto impostato, c'è già un parametro, lo vado a variare e lancio la chiamata. La chiamata andrà a recuperare i dati, se va a buon fine parte l'adapter che me li mostra nella tabella e che mi inizializza la lista. Quindi nella mia search page mi basterà nella search page andare a dire client module execute search, e qui ci metto quello che sta dentro la casella search edit text, così mi verrebbe da dire che non dovrebbe servire praticamente nient'altro. Adesso lo proviamo, perché sulla teoria la teoria è sempre bella, ma la pratica è sempre un altro discorso. Quindi facciamo un bel run. Ok, c'è il nostro il barman search cocktail. Allora finiamo qui. Adesso netto che l'interfaccia un po' è da definire. Qua la ricerca è spenta perché ovviamente non abbiamo di che inserire, non abbiamo inserito niente. Se inseriamo, proviamo con il valore di prima, Margarida, adesso il tasto è disponibile, quindi pigio e vedo che succede, oh, qualcosa esce. Abbiamo anche un pulsante, ma ovviamente non al momento non selezioniamo, ma non facciamo ancora nulla, dovremmo andare al dettaglio teoricamente. Però sembra che qualcosa sia uscito. Proviamo a cambiare il nome, tipo Bloody Mary, vediamo se c'è Bloody Mary, Bloody Maria, cioè sarà la variante italiana, Bloody Punch. Se cerco Gin Fizz, Gin Sour, Pink Gin, Gin Daisy, Gin Sling, Gin Toddy, un po' di roba diciamo che esce. Quindi come potremmo dire, la ricerca funziona, clicco qui e vado alla home. Insomma, qualcosina, search cocktail, ovviamente ripartiamo da zero perché abbiamo azzerato la nostra interfaccia. C'è qualcosa col whisky, possiamo dargli anche l'invio qui, così whisky mac, qualcosa col rum sour, rum toddy, rum punch, chili rum, rum cooler, rum runner, rum. Ok, quindi qualcosina fa, diciamo compila quindi qualcosa fa. È chiaro che mancano un po' di cose, perché intanto manca provarlo su un dispositivo mobile, perché metti che adesso non funziona più un tubo, quindi adesso ci proviamo, perché io adesso attacco il telefono, lancio il mio mitico tool, se funziona, vediamo se va. Oh, fantastico, dove si vede il mio telefunken. Quindi andiamo qui e prendiamo Android 32 bit nel target, vado a fare un refresh per essere sicuro che il mio telefono sia ancora raggiungibile. Ok, rimane qui, quindi ci rimane il nodino, quindi lo vedo ancora e quindi lo posso andare ad eseguire. Quindi proviamo a lanciarlo. Avevo un errore l'altra sera, però avevo trovato anche il modo di sistemarlo. Comunque se me lo ridà, direi che tanto gli faccio generare i file, vediamo che si riesca a compilare. C'era un problema sul deploy che secondo me però è proprio un bug di Delphi, facilmente risolvibile, quindi sì, l'ho risolto, so che non mi ricordo come, no, adesso mi viene in mente, quindi probabilmente lo rifarà, perché ho provato a installare ma è sempre così, perché c'è un file, diciamo, per Android viene fatto un manifest
con le opzioni, quindi i diritti. Infatti, probabilmente dovrò anche andare a abilitare qualcosa per essere sicuro, perché potrebbe essere che l'applicazione non parta se non chiedo i diritti giusti. E c'è un template che poi viene modificato per allo scopo, quindi pare che il template abbia dei segnaposti dove viene sostituito il segnaposto con i valori che abbiamo impostato nel esatto, fa questa fine che abbiamo impostato nelle opzioni di progetto, solo che questo non va perché c'è un segnaposto che non viene cambiato, e il segnaposto è fatto con un minore percentuale e praticamente rende il manifest non valido. Infatti mi va in errore proprio per questo. Se non ricordo male, al netto delle sue istruzioni, però è sistematico, quindi oppure c'è quel segnaposto, ci va qualcosa che io non sono in grado di sapere cos'è, però per nostra fortuna il template ci viene messo nella cartella, quindi dovesse capitarvi sempre, se l'ho beccato, vedete che ci sono queste robe qui, cioè c'è users permission, cioè questa roba va dentro di default, poi le permission vengono messe qui dentro, qui ci sono le queries, qui ci sono i provider, application, cioè sono dei segnaposto che poi vanno nel manifest. A quanto pare questo queries non viene rimpiazzato e quindi rimane così, e ovviamente l'XML non è valido. Siccome però noi gli possiamo prendere questo che è il template, quindi lo tiro via e qualunque cosa vada lì ne facciamo, diciamo così, a meno, a quel punto questo elemento non finisce nell'XML del manifest e mi pare che ce la dovrebbe fare. Adesso vediamo intanto se compila, poi dopo qui si è spento il telefono. Compilazione è proprio una cosa che riguarda il deploy, perché non riesce a fare il pacchetto da mettere sul telefono. C'è il mio testone, quindi lo sposto un po' più in qua. Il compilatore è un po' più lento, quindi per quello che ce la farà, non ce la farà. Sembrava di averlo risolto così, se vedo che si muove. Stripping, packaging, mi sembra che sia già andato oltre, quindi tutto più scoppierà perché mi sono scordato i diritti di accesso alla rete, perché ovviamente facciamo delle chiamate REST e quindi per le chiamate REST ci serve comunque poter accedere a internet, però so che ci sono dei default. Ammazza che packaging. Signing, packaging, moving, installing, sta installando, vediamo se ce la fa lanciare. Qualcosa è partito. Diciamo che questo non è proprio l'icona che avevo scelto io, però anche lì mi sa che è una questione di difetto nel default, del quasi più bella che su Windows. Search cocktail. Ok, quindi quello che stiamo vedendo è lo schermo del mio telefono tirato. Tanto se faccio indietro esce, giustamente perché devo gestirlo, quindi l'applicazione non è terminata, e quindi qui come faccio a fare swipe up? Ok, la rilancio da qua perché non sto a reinstallarla. Search cocktail, quindi qui provo a scrivere, ovviamente abbiamo la tastiera, quindi Margaritas, scriviamo solo Margarita e vediamo cosa succede. Ok, viene giù un po' di roba, c'è l'effetto del click che si espande, quindi lo stile non è esattamente lo stesso usato su Windows, ma è specifico, ricalca quello che abbiamo fatto, quindi spartano, non abbiamo un gran abbellimento, però andiamo indietro, chiudiamo perché il tasto del back è un qualcosa che ci viene fornito, quindi se noi rispondiamo in qualche modo tipo torno all'home page e poi lo annullo il tasto, ci comportiamo bene, ma se invece non facciamo niente il tasto fluisce e per lui il back vuol dire torno al menu,
però qualcosina mi sembra che faccia, quindi Bloody. Provo con l'invio, ma non funziona. L'invio chiuderà. Dovrei metterlo come tasto di default. Cioè, manca un sacco di abbellimenti. Però è un'applicazione che tutto sommato. Cioè, quanto codice abbiamo scritto? Pochino, guarda, adesso abbiamo praticamente quasi tutto che lavora in fase di progettazione. Quindi, come dire, uno sforzo abbastanza minimo, e avremmo potuto partire dal template con i tab, cioè che volevo fare una cosa un pochino diversa, creando la pagina di base, mettendo ovviamente, a proposito, vediamo se va alla home, a parte che l'icona non è quella corretta, però direi che questo funziona. Quindi abbiamo anche l'applicazione nativa, abbiamo anche il focus sul tasto. Adesso provo con le dita, quindi ok, non sto usando il mouse, ma vado a pigiare, clicco qui, marga, basta, così, margarida, pigio. Ok, quindi mancherebbe il dettaglio, però, come dire, su Android pare funzionare. Su Linux funziona. Ok, adesso non esageriamo, però potremmo anche esagerare. Lanciamo una bella VirtualBox che ho un Ubuntu con un auto login, quindi entra, però non mi ricordo la password, e quindi devo trovare il modo di. Allora, proviamo a fare uno start. Quindi su Android direi che funziona, su iOS no, non riesco perché non ho il device, cioè c'è il Mac, però è un po' lento, quindi non so se riesco a lanciare questa virtual machine perché ho un po' di cose aperte, quindi tra il buon programma per lo streaming, Delphi, l'applicazione Spotify che sta tenendo ovviamente la sua parte, di quindi non so se ne ho abbastanza anche per una macchina Linux, però vediamo, che non si sa mai. Ops, dove mi scappi? Vieni qua. Dovrebbe entrare in su Linux, dobbiamo interfacciarci col PS server. Non è detto che vada, perché intanto vedo che dà degli errori. No, è partito lo stesso, quindi perché parti così piccolo? Vai, metti una risoluzione normale per favore, che possiamo vedere. Ci vuole un po' di pazienza, ma questo perché. Allora, intanto chiudiamo questo, che abbiamo capito che funziona. Il nostro barman è contento, quindi beato lui. Cercherò cocktail tutta la notte. Qui vuole un po' di pazienza per farlo partire, però come dire, così intanto ho finito il drink, quindi diciamo che mi posso ritenere abbastanza soddisfatto, perché pur avendo fatto, credo, per chi ha seguito, dei giri di parole assurdi e inutili, e non avendo, come dire, un po' un filone, qualcosina abbiamo toccato, abbiamo visto, abbiamo usato un po' di strumenti, quindi in ogni caso il messaggio da portare a casa è, cioè, niente di difficile, come vedete, due righe, usare i componenti, testare su Windows funziona, ma su Android funziona perfettamente allo stesso modo, lo stile custom quindi si vede uguale, per cui noi possiamo usare, ok, è arrivato, Virtual Guest Update Available, sì, l'aggiorniamo poi un'altra volta. Magari se mi metti uno schermo su Linux, abbiamo diverse possibilità legate al fatto che per chi ha un'edizione, come dire, abbastanza, tutto sommato, allora qui bisogna lanciare il mitico PS server,
Cioè, noi stiamo usando un ambiente di sviluppo per Windows, quindi deploy su Linux lo si fa entrando, andando nella cartella di PA Server, che è un'applicazione che noi possiamo avviare da terminale. Quindi riduco icona un attimo questa. Vediamo, non mi ricordo se poi l'ho configurato. Ho riconfigurato, quindi connection profile password lascio vuoto. Abbiamo il platform assistant, cioè per ogni piattaforma che non è generalmente Windows, tranne vabbè Android, perché Android ha il suo SDK, quindi ci sono i suoi tool che sono più che sufficienti. Su Linux, ovviamente, far girare qualcosa vuol dire avere qualcosa che compila qui i nostri sorgenti, quindi non abbiamo la possibilità di lanciare da Windows, anche in realtà possiamo perché c'è VSL e caricando anche il server abbiamo sia la possibilità di fruirlo come HTML5 perché c'è librerie GTK che hanno tra le funzionalità rendering HTML5 di un'applicazione visuale, quindi fatta anche con Delphi. Qui c'è il PA Server, ovvero uno strumento con cui noi ci interfacciamo. Quindi se io qui vado a scegliere Linux 64 bit e provo a fare una run, sempre se funziona, sperando che funzioni, senza debugging, vuol dire mettersi in contatto con vabbè, intanto ok, fare semicompilato, mettersi in contatto col PA Server che come dire, va a ricevere i binari, nostre informazioni e lancia l'applicazione per noi. Anche perché poi la cosa che io qui sono fiducioso, vado senza debugging, però normalmente quello che vorreste fare è anche del debug e quindi l'applicazione di qua gira, controllata dal PA Server che si interfaccia appunto con il nostro ambiente di sviluppo. Deploying bar runtime error ci ha schiaffato e quindi un runtime error per quale motivo? Ma chi lo sa, forse col debug lo potremmo scoprire. Vediamo se fa un deploy. While loading share library, cannot open shared object file. No such file or directory. Ok, questo è un errore che potremmo cercare, non qui, libcursis no shared file Delphi, magari qualcuno, a quanto pare qualcosa l'avevo già cercato, quindi mi era già capitato in passato di. Mancano delle librerie, forse. Allora, qui facciamo un attimo quit. Ok, vediamo se riesco a ricordarmela. Incredibile. Continuare, sì. Ok, sembra che non installi nulla. Soluzione non riuscita. Apt-get update, probabilmente mancano dei pacchetti. Fix missing mi dice per farlo partire. Ok, questo non era nei programmi, ma sì, ovviamente devi fare così perché se no mia release non riuscita, non riuscita. Sembra che non acceda proprio a internet, quindi potrebbe avere un problema di rete. Niente, peccato. Si poteva
Salviamo anche la richiesta, così me la tengo. Questa è la richiesta di search. E ok, niente, peccato perché se partiva anche su Linux avevamo fatto quasi bingo, invece non abbiamo fatto neanche un ambo, però vabbè, l'importante è che andasse su Android. Questo ovviamente bisogna sempre vedere se è aggiornato di conseguenza, però è strano perché dovrebbe funzionare senza dei grossi problemi. Comunque ci guarderò così quando avremo risolto anche questo, magari magari saremo, come dire, a posto. Quindi su Android funziona, su Windows funziona, abbiamo testato, ci manca il dettaglio, ci mancano un po' di ricci, ma eventualmente possiamo sempre affrontarli in una seconda live, magari una prossima sera, aggiungendo anche qualche componente di terza parte che ci può tornare d'aiuto in questo senso, e magari rivedendo un po' il codice, sistemandolo, perché effettivamente abbiamo un po' sperimentato, e quindi torno sulla pagina del welcome, così posso fare i saluti di rito, anche perché siamo in streaming da ben 3 ore, quindi un risultato l'ho ottenuto più di quanto sperassi, anche perché andando un po' a rotta libera succede sempre di tutto, quindi non è assolutamente detto che si raggiungesse un risultato né visuale né e né funzionale. Quindi poi magari prossima volta rivediamo un po' tutto quello che è stato fatto, così da, come dire, ripassare, rivedere un po' le tecnologie, magari potendo migliorare un po' la struttura del progetto, che magari si può semplificare ulteriormente, e poi espandere con quello che manca, ovvero la gestione di alcuni tasti, di alcune azioni che non sono gestite, tipo tornare indietro, che va direttamente all'home page, magari aggiungere la chiamata per il dettaglio e implementare altre funzionalità, quindi aggiungere un po' un'architettura più curata di quello che abbiamo un attimo buttato lì con un tasto di search, un logo buttato così, e fare, come dire, una cosina un po' più carina che possa essere usata anche come esempio. Gli esempi delle altre live io li ho pubblicati tutti, li trovate tutti, vediamo se riesco, sono stato furbo e ho fatto il comando, sì che l'ho fatto, su GitHub. Quindi c'è l'indirizzo che compare nella chat, dove ci sono i sorgenti, quindi al netto di qualche caso particolare dovrebbero funzionare tutti anche con l'edizione gratuita, la community, perché sono tutte comunque feature di base. Ho messo tutti i sorgenti di tutte le live fatte fino ad ora, ovviamente quelli un po' più rilevanti, un po' più importanti, di live non teoriche, quindi così rimangono come riferimento, mentre i filmati li metto tutti anche su YouTube, nel canale che ho aperto, quindi li vado a riportare in modo che rimangano fissi, e tutti gli aggiornamenti ovviamente a parte i social li faccio sicuramente sempre, quando non mi dimentico, sul canale Telegram, oltre ai vari social, quindi lì comunque è sempre la fonte, come dire, primaria, nel caso non sia iscritto a LinkedIn, non sia iscritto a Facebook, altrimenti tutti i riferimenti si trovano sulla mia home page. Dunque, è già un po' tardi, una serata un po' così, non penso, siamo in pochini, quindi fare un raid secondo me non saprei neanche da chi potremmo andare. Però abbiamo uno sviluppatore per una volta online che si occupa di front-end in questo caso, quindi molto bravo, e che ogni tanto seguo per vedere, come dire,
le evoluzioni che utilizza Vue, utilizza Python, utilizza Django, quindi per pochini che siamo, comunque possiamo approdare su, quindi non andate via, anche perché mi hanno detto, e io non lo sapevo, che buonanotte, ma non sparire, che bisogna fare il raid assolutamente. È una cosa che non si può evitare. Voi non capite l'importanza. No, a parte gli scherzi, mi hanno detto che ci sono addirittura dei punti canale che vengono dati quando si fa il raid o cose di questo tipo. Quindi, vabbè, ammetto che noi lo usiamo solo per i meme, e quindi, che tra l'altro ho dimenticato appunto di lanciare il meme classico alla fine dei progetti. Sì! Perfetto, così anche questa sera l'ho messo. Sono i meme, dicevo, no, così è importante perché io molti dei canali che seguo e che mi piacciono ho imparato a seguirli praticamente grazie a dei raid casuali, e quindi secondo me è una cosa interessante. Poi ci sono, soprattutto fatto degli sviluppatori, si iniziano un pochino a vedere anche altre tecnologie, quindi è utile fa la community, quindi me lo scelgo, così magari sarà contento. Quindi io vi ringrazio di nuovo per chi ha tenuto botta per 3 ore a sentirmi blaterare, finché non, comunque direi che possiamo ritenerci soddisfatti per questa prima puntata. Poi la prossima volta abbelliremo un po' e concluderemo il nostro progettino, così con le live sorgente, se mai vi capiterà di dover fare una cosa del genere, potrete, come dire, prendere spunto. Ma direi che spero che sia stato abbastanza semplice. Quindi avvio il raid e vi ringrazio di nuovo, e rimanete ovviamente qua, ci vediamo la prossima settimana.